Allora, buongiorno a tutti, siamo abbastanza puntuali. Sì, ecco, vedo Fabrizio che sta ricaricando il quadro normativo. E, dunque, la scorsa volta siamo arrivati all'articolo 22, non vorrei No, sbagliarmi. 19, 19. Abbiamo finito l'articolo 18, mi sembra, giusto? È finito l'articolo 18. Abbiamo finito, sì, scusate. Ok. Ecco, Ma l'articolo 19 l'avevamo fatto, però, o no? ok. No, non si è fatto l'articolo 19. Siete sicuri, Ma eh? sì, le Secondo osservazioni sì, Riccardo. Io ce le ho tutte spuntate, le osservazioni. me. È la città Quanto giardino balneare, si è fatta, sì. l'articolo Abbiamo 19 fatto. sì, mi sa. Sì. Il 19. 20, ecco. Ma io... Va bene, quindi lascerei la parola allora all'assessore, magari introducendo anche il contesto, articolo per articolo, così è più semplice seguire nello sviluppo poi delle osservazioni che sono Sicuri che si è pervenute. fatto l'articolo 19? Perché io... Siete sicuri? Per me non si è fatto. No, Abbiamo se... fatto, Riccardo, abbiamo discusso della disciplina della città giardino e balneare, erano tutte le osservazioni riferite a questo argomento. Ricordi L'abbiamo che si fatto. era discusso questo comma 8 che è gli alberghi, che ci sono anche, che è stato introdotto questo comma da parte dell'ufficio, Riccardo? Anch'io ho le spunte comunque, le osservazioni, per esempio la L'abbiamo fatto, 14. l'abbiamo fatto. Io l'avevo fatto come osservazione, per cui guardate se Non vi vorrei torna. vedere la registrazione perché per me ho un... Ma se mi sbaglio, ci mancherebbe. No, c'è spuntato il 19, io ce l'ho sulle Se osservazioni. l'avete spuntato tutti, sbaglio io. Quindi... Va bene, Guarda un andiamo. po'. Allora, Allora, la... l'unica, scusami, Simone, io avevo parlato anche, avuto occasione di parlare anche con Jacopo, ti dico la verità. Volevo un attimino chiedere se si poteva cambiare una cosa nel metodo della commissione, non nel metodo delle osservazioni, però nel capire poi come questi articoli che si andranno a visionare, come poi ci possano far valutare la norma, nel senso che come ce la possono far, ci possono far capire se c'è da cambiarla o no questa norma, praticamente poi come ha fatto l'ufficio. Capito? Le vorrei discutere un attimino di più. Io ve l'avevo già detto l'altra volta e sono sempre della stessa opinione. Poi l'avevo spiegato a Jacopo. Jacopo, se lo vuol spiegare con parole migliori, mi farebbe una cortesia. Ce l'avamo sentiti e mi sembrava tra l'altro anche propenso a farlo, L'ha se si liquidata può. in due parole, Michela, però in realtà quello che avevo già anche scambiato con l'assessore era questo, cioè fare in modo che prima e a seguito della presentazione delle osservazioni fosse chiaro a tutti il punto di partenza e fosse chiaro a tutti in ragione delle osservazioni il punto d'arrivo. Punto di partenza cosa vuol dire? Vuol dire l'articolo 20, per esempio, qua, come ci siamo lasciati, a che punto ci siamo lasciati quando abbiamo adottato il piano? E quindi qual è la norma che è stata portata in attenzione ai cittadini per le osservazioni? Questo ho chiesto ora che faccia l'assessore, lo farà, e poi andiamo alla presentazione delle porzioni di osservazioni o delle osservazioni per intero, nel caso riguardino soltanto l'articolo 20, e della deduzione dell'ufficio, in modo tale che si abbia chiaro quello che è successo a seguito dell'osservazione del Ok. cittadino sulla norma. È chiaro? Vai. Simone. Ci sei? Simone è sparito. Ci senti? Avrà problemi di collegamento? Simone? Proviamo a scrivergli.
Infatti risulta offline, l'hai visto? Infatti ora gli ho scritto, vedo che mi sta riscrivendo. Si sta ricollegando, infatti. Ancora non lo vedo. Quando ho finito di parlare, mi si è proprio scollegato. Aspettate che mi sta chiamando. Pronto? Sta cercando di ricollegarsi, ma c'è un problema. No, ti vediamo sempre collegato, ma col microfono spento e la telecamera chiusa. Bisogna spegnere e accendere. Che fa l'assessore? Non riesce a collegarsi, Fabrizio. Ora gli hai abbandonato e lo vediamo. Ora hai abbandonato. C'è un po' di ritardo allora. Sì, vabbè. Vai. Oh ragazzi, ora siamo in zona bianca, commissione in presenza, mascherina, tanto siamo tutti vaccinati, grandi e vaccinati ora, no? Meglio, in presenza. Non risponde nessuno, Luca o Michela. Ma perché avete così paura? Io ho sempre lavorato, tanto ora Io siamo in zona bianca. no, Ma io e non è Michela che sono sono qua. qua. È che è Io sono tanto qua. più comodo così. Cioè, non dovessi spostare. Scusatemi, ho avuto un problema, non so neanche di che tipo. Comunque, sono riuscito a ricollegarmi. Va bene, allora riprendiamo il filo. Sì, allora, prego. Rispetto a quello, non so se hai seguito il ragionamento. Allora, rispetto a quello che chiedeva la Michela, dopo che effettivamente ci eravamo sentiti, io ho riferito anche all'assessore e la proposta che avevo fatto era quella di fare in modo che, seguendo la norma, ci fosse presentata in modo tale che venissimo riaggiornati sul punto in cui siamo arrivati in serie di adozione, no? E quindi il
il senso e la sintesi della norma così come è stata proposta ai cittadini in fase di adozione. Da qui si va alle osservazioni per intero o relativamente al punto trattato rispetto all'articolo che stiamo esaminando e poi si valuta, si verifica, insomma, si prende atto, si controlla qual è stata la deduzione dell'ufficio rispetto alle istanze proposte dai cittadini. Del resto è solo magari scandire le varie fasi, no? In modo tale che sia lineare il percorso d'esame che facciamo, perché poi, come abbiamo fatto l'altra volta, a chiusura di ogni articolo praticamente lo rileggiamo o rileggiamo i commi che sono stati oggetto di modifica per vedere poi la riscrittura cosa ha prodotto. Quindi va bene. Simone, andiamo con l'articolo 20. Allora, l'articolo 20 è l'articolo che tratta della città antica e fondata di Camaiore, quindi del nostro centro storico. Come ricorderete, il centro storico è oggetto di un piano particolareggiato risalente negli anni, che dovrà essere fatto dopo questo piano operativo. Probabilmente questa amministrazione lo avvierà. E poi sarà materia di lavoro della prossima amministrazione. E noi ci siamo limitati nel piano operativo a introdurre alcune piccolissime modifiche in un allegato al piano, rimandando poi per il resto al piano particolareggiato. Le osservazioni che fanno riferimento all'articolo 20 sono in totale 6. La prima è l'articolo 70, scusate, è l'osservazione numero 70 che trovate a pagina 5 del registro. In realtà su questo punto i cittadini, il cittadino osservante pone un problema di altezza, cioè rispetto ad una situazione in cui l'altezza interna media dell'unità è 2,15 metri, pone il problema, insomma, della possibilità o meno attraverso incentivi urbanistici di raggiungere l'agibilità. Scusate, fatemi controllare una cosa. Qui a me il riferimento all'articolo 20 sembra errato. Io ho una serie di appunti, no, sulle osservazioni che fanno riferimento all'articolo 20. Ma a me sembra errato, nel senso che l'osservazione riguarda un problema di altezza. Poi, per quello che riguarda sempre l'articolo 20, c'è l'osservazione numero 205. Dove si pone il problema del cambio d'uso relativo ai centri commerciali. Sapete, ne abbiamo già discusso, nei centri commerciali naturali noi abbiamo inibito il cambio d'uso delle unità immobiliari a destinazione commerciale in altre forme d'uso, solo per i centri commerciali naturali, per difendere, diciamo, il tessuto del commercio al dettaglio nelle aree appunto dove ci sono vere e proprie aree commerciali naturali. Qui il riferimento all'articolo 20 è corretto perché il cittadino osservante ha proprio un immobile che ricade nel centro storico, ma pone un problema appunto più di carattere generale che non riguarda soltanto il centro storico. Poi, sempre sull'articolo 20, ecco. Questa osservazione poi vedremo come
come l'abbiamo considerata nell'ambito della norma generale sul cambio d'uso. Quindi non il numero è, Simone, perdonami l'osservazione, mi è scappato. È la 205, che però non ha un'influenza diretta sull'articolo 20. Il richiamo all'articolo 20 è legato al fatto che il cittadino osservante pone un problema che riguarda un immobile che è nel centro storico e quindi fa riferimento all'articolo 20. In realtà il cambio d'uso riferito alle unità immobiliari commerciali nei centri commerciali naturali è un tema trattato in un altro articolo, per cui vedremo come poi lo abbiamo affrontato nell'articolo relativo, perché come dicevo l'altra volta e come sapete questo dei centri commerciali naturali è un tema trasversale che non riguarda soltanto il centro storico di Camaiore. Poi, e quindi non c'è una richiesta di modifica in particolare all'articolo 20, ecco. Poi 230, l'osservazione numero 230, che trovate a pagina 16, è l'osservazione d'ufficio e quindi è poi la traduzione delle parti in giallo delle modifiche effettuate sull'articolo, quindi poi le vediamo guardando l'articolo. Poi 429, altra osservazione che mi risulta essere sull'articolo 20. L'osservazione 429 indica in realtà un problema più generale, che è quella della possibilità di creare nuovi solai e nuovi sobbalchi. Anche qui c'è un riferimento esplicito all'articolo 20 nell'osservazione, ma in realtà poi il riferimento è a varie zone del territorio, quindi poi vedremo, è stata parzialmente accolta questa osservazione, ma lo vedremo in un altro punto del piano operativo che non è l'articolo 20. Poi osservazioni 524, che è l'osservazione 524, che è, scusate un attimo, a pagina 39 del registro, qui c'è un riferimento all'articolo 20, ma in realtà la richiesta l'avevamo già vista, questa osservazione vi dovrebbe risultare spuntata. In realtà la richiesta era una valutazione più generale sul taglio minimo delle unità immobiliari nelle varie zone del territorio e quindi l'abbiamo già discussa quando abbiamo discusso l'articolo relativo alle destinazioni d'uso. Quindi il richiamo c'è all'articolo 20, ma l'oggetto dell'osservazione riguardava il taglio minimo degli alloggi nelle varie zone del territorio. Quindi, per essere chiaro anche verso Michela, per il momento sono tutte osservazioni dove l'articolo 20 è richiamato, quindi per correttezza viene fatto presente alla Commissione, ma non ci sono richieste di modifica dell'articolo 20. E quindi ai fini dell'esame dell'articolo 20 per il momento sono tutte, diciamo, influenti. E stessa cosa vale per l'osservazione 530, tra l'altro fatta dallo stesso tecnico della 524, che è riproduttiva di quell'esatto contenuto della 524. Anche qui si pone il tema del taglio minimo degli alloggi nelle varie zone del territorio, è richiamato anche l'articolo 20, ma non con richieste di modifica che riguardino l'articolo 20. Quindi, concludendo, Presidente, nelle osservazioni ci sono vari richiami all'articolo 20, ma non ci sono richieste di modifica dell'articolo 20. E d'altra parte l'articolo 20, lo ripeto, rimanda al piano particolareggiato del centro storico. Sì, sono d'accordo, nel senso che non c'è, è un articolo che rispetto al precedente è definitorio in realtà, no? Non stabilisce discipline particolari e quindi
cittadini nel merito hanno segnalato situazioni puntuali che intervengono su altre parti della norma e non su questo articolo. Allora, andando, ecco, non, ora se Fabrizio vuol far vedere le modifiche apportate all'articolo 20, c'è soltanto un richiamo all'articolo 16, ma è un aggiustamento testuale senza alcun effetto normativo, cioè mancava un riferimento ed è stato aggiunto. Non ne vedrei altre di modifiche. Non so, Fabrizio, se vuoi salire un attimo sopra sull'articolo 20. Più che altro non ce ne sono altre, perché era appunto la precisazione di unità immobiliare. L'unica cosa che è sempre stata messa in funzione delle osservazioni che venivano in parte, alcune di quelle richiamate, è il chiarimento su centri commerciali naturali che agiscono, per la norma sul centro commerciale naturale che agisce anche sul centro storico, che è in appendice ovviamente. Quindi poi casomai quando arriviamo alla norma sul centro commerciale naturale, poi è quella che si tratta di guardare rispetto alle varie richieste, no, che ci sono state fatte via via che scorriamo i vari articoli. Poi articolo 21, l'articolo 21 riguarda diciamo le frazioni del nostro territorio urbanizzato, perché vedete, come si vede anche dal file aperto dall'architetto Cinquini, noi ora siamo nel titolo relativo alla disciplina di gestione degli insediamenti del territorio urbanizzato, quindi siamo nel territorio urbanizzato, e ovviamente nel territorio urbanizzato l'edificato esistente è classificato in vari modi. L'articolo 21 fa riferimento a quelle parti del territorio urbanizzato che sono i centri agglomerati di antica formazione, cioè assimilabili per il loro valore storico alle aree urbane storiche più importanti, ma classificati diversamente in funzione del fatto che si tratta appunto di realtà corrispondente alle nostre frazioni. E quindi vedete, nel primo comma dell'articolo 21 sono anche elencate, diciamo così, quali sono Vado, Frati, Fondi, insomma tutta una serie di realtà interne al territorio urbanizzato, dove ci possono essere, all'interno delle quali ci possono essere agglomerati di antica formazione. Ora andiamo a vedere sull'articolo 21 che osservazioni sono state fatte. La prima è l'osservazione numero 50. L'osservazione numero 50 è a pagina 4 del registro. E qui c'è proprio una richiesta di modifica specifica dell'articolo, dove si dice, ve la leggo perché questa mi sembra, diciamo, molto specifica. Si chiede la modifica dell'articolo 21,5. In particolare si chiede che ai fabbricati schedati con il simbolo 2, ove ci siano esigenze motivate e oggettive dell'impossibilità di attuazione degli interventi previsti dal PO, oppure vi siano esigenze di adeguamento sismico, sia concessa la possibilità di essere spostati all'interno di un raggio massimo di metri lineari 20. Il fabbricato realizzato a seguito dello spostamento dovrà avere le caratteristiche tipologiche del presente fabbricato. Lo spostamento dovrà ottenere il parere preventivo dell'ufficio competente, eventualmente della CTA. La proposta dell'ufficio è di non accoglimento, sul presupposto che qui siamo in presenza di un tessuto storico, e quindi un intervento di demolizione
ricostruzione con spostamento sarebbe incompatibile con la tutela dell'impianto storico. Cioè questo tipo di intervento non è, ad avviso dell'ufficio, compatibile con la classificazione che viene data a questo tipo di edifici. Quindi se l'edificio è classificato in modo corretto, è corretto, a giudizio dell'ufficio, che la norma non preveda per gli edifici storici la possibilità di demolire e ricostruire, proprio perché, spostandolo nel lotto, proprio perché diciamo il tessuto storico è l'oggetto della tutela. Poi risulta facente riferimento all'articolo 21 l'osservazione numero 70, ma è quella che abbiamo visto prima sull'articolo 20. Anche qui il riferimento, diciamo, è semplicemente incidentale, cioè si pone un problema di altezze che non riguarda in particolare questa zona del territorio e quindi non c'è una richiesta di modifica all'articolo 21. Poi osservazione numero 102, pagina 6, qui si pone il problema scusate, sto cercando di vedere. Sì, allora qui viene detto che allora in realtà qui viene posto un problema di classificazione dell'edificio. E quindi probabilmente dagli appunti risulta un riferimento all'articolo 21 per via della collocazione dell'edificio, ma sto controllando, non c'è una richiesta di modifica normativa. Ovviamente l'ufficio via via mi segue e se mi sbaglio mi interrompe, perché io, diciamo così, ho degli appunti sulla base dei quali, diciamo, ogni riferimento all'articolo mi conduce all'osservazione, perché è una forma di completezza e di trasparenza verso la commissione, ma non ogni riferimento all'articolo si traduce in una richiesta di modifica dell'articolo. Questo è uno di quei casi dove c'è un richiamo all'articolo 21 ma non c'è una richiesta di modifica dell'articolo 21. Poi edificio osservazione numero 125, pagina 7, qui si chiede quello che è stato chiesto prima, cioè una modifica dell'articolo 21,5. Simone, scusami. È la numero 125, a pagina 7. Qui si chiede la possibilità di spostare il volume, quindi demolire e ricostruire con spostamento. E l'ufficio dice, a nostro giudizio, gli interventi richiesti con l'osservazione non sono coerenti con l'esigenza di tutela dei caratteri storici. La 125 ha lo stesso contenuto, chiaramente la situazione è diversa di partenza, ma la richiesta è uguale all'osservazione numero 50, per cui vedete, fino a questo momento noi abbiamo un'unica richiesta sull'articolo 21, cioè consentire demolizione con ricostruzione. No, qui Simone ti parla anche però di interventi di ristrutturazione conservativa o ristrutturazione ricostruttiva, quindi anche ristrutturazione dello stesso immobile, o no, mi sbaglio? Conservativa. No, ora poi dopo controlliamo, Michela, la norma.
Mi sembra di no, nel senso che il cittadino dice certi interventi sono consentiti. È una premessa quella che leggi te, almeno stanno alla sicurezza. Prevede interventi di ristrutturazione conservativa. Lui ci dice quello che già prevede e poi dice nell'ottica di riqualificazione del fabbricato viene la possibilità di spostare il volume. È la stessa richiesta dell'osservazione numero 50. Poi 193. Simone, scusa, ma perché lì non si può fare questo tipo di intervento? Scusa. Ora io illustro, poi ne discutiamo, Riccardo. Un passo alla volta, ok? Perché chiaramente via via voi avete diritto a discutere le cose, no? Quindi ora io finisco l'illustrazione e poi procediamo con i passi successivi. Allora, dicevo, osservazione 193, che è a pagina 10, che è a pagina 10. Il riferimento è a tutte le volte in cui abbiamo usato la parola calpestabile e lo sapete, l'abbiamo sostituita con la dizione giusta per gli ampliamenti che è superficie edificabile o superficie edificata. Anche qui il riferimento è all'articolo 21, ma il tema è trasversale alle zone del territorio. Poi 205, osservazione numero 205, è il tema anche qui dei centri commerciali naturali. Scusate, esatto, è l'osservazione che abbiamo già visto prima, che via via ce la ritroviamo nelle varie zone del territorio. Poi, osservazione numero 228, è l'osservazione del Collegio dei Geometri sull'articolo 21. Chiede il Collegio al comma 3 e 4, si chiede di eliminare la parola limitatamente alla sola, inserendo la parola compresa la. Al comma 9 precisare che il divieto di mutamento di destinazione d'uso in residenziale è limitato al solo piano terra. Si chiede di inserire specifica normativa che consenta la revisione della classificazione degli edifici accompagnata da un rilievo critico. Allora, per quello che riguarda le ultime due richieste, cioè la questione del cambio d'uso e la questione della classificazione, per quello che riguarda il cambio d'uso, come si è detto, il riferimento qui è sempre ai centri commerciali naturali, lo vediamo poi appunto sulla disciplina del mutamento d'uso in questi casi. Per quello che consente la classificazione degli edifici, abbiamo già visto qual è il meccanismo generale che in accoglimento di questa richiesta anche è stato introdotto, cioè la possibilità previa istruttoria dell'ufficio, laddove ci sia un errore di classificazione, di modificarlo con un'unica delibera del Consiglio. Mentre per quello che riguarda il comma 3 e il comma 4, siccome vedete il Collegio dei Geometri non ha formulato delle richieste, diciamo, da tradurre poi noi in norma, ma ha proprio modificato, ha fatto una proposta di modifica delle norme, vedete, ci chiedono proprio di eliminare delle parole e di inserirne delle altre. Direi che dopo, quando andiamo sul testo della norma, segniamocelo, vediamo esattamente che cosa avrebbe significato, che cosa significa questa proposta di osservazione, togliere e aggiungere le parole. Quindi ora poi quando con Cinquini vediamo il testo, ci ritorniamo sopra sul comma 3 e il comma 4 dell'osservazione 228, lo vediamo appunto testualmente. Poi l'osservazione 230 è quella dell'ufficio e quindi poi si traduce, diciamo, nella sintesi normativa che trovate riprodotta in termini di modifiche sull'articolo. Poi l'altra osservazione
sull'articolo 21 dell'osservazione 301, l'osservazione 301 riguarda si chiedono varie cose, si chiede, diciamo così, si fa un ragionamento generale sulla necessità di aiutare le nostre frazioni collinari a, diciamo così, assecondare processi di reinsediamento e quindi si chiede, diciamo, l'opportunità di favorire il cambio d'uso sommato ad un ampliamento di 20 metri quadrati ai fini della prima casa. Poi si chiede di affrontare il tema dei requisiti igienico-sanitari, facendo presente che e anche quello delle superfici minime, facendo presente appunto che spesso nelle frazioni collinari ci sono problemi, no? Sia sull'altezza dei vani, sui rapporti aereo-illuminanti e anche sulla grandezza delle unità immobiliari. Poi si dice di valutare la possibilità che nel territorio appunto collinare siano fatte politiche relative a piani di edilizia economico e popolare. Ora, questa osservazione in realtà non riguarda soltanto l'articolo che stiamo esaminando, tant'è che viene, diciamo, l'ufficio la dice parzialmente accolta, dà un parere parzialmente accolto, perché dice l'ufficio via via nei vari articoli del piano una serie di richieste sono state già esaudite. Per esempio, il taglio minimo degli alloggi, abbiamo visto che noi l'abbiamo differenziato, no? Favorendo, diciamo, un taglio minimo degli alloggi molto piccolo nelle aree storiche delle nostre frazioni, anche del centro storico di Camaiore. Il tema, per esempio, dei requisiti igienico-sanitari è un tema da regolamento edilizio, discutendone insieme all'ASL. E la possibilità di cambi d'uso in prima casa e anche con ampliamento nel caso degli edifici storici l'abbiamo affrontata normativamente in modo positivo. Quindi il richiamo qui è all'articolo 21. I temi che in realtà vengono posti sono, diciamo, oggetto di varie norme del piano operativo. D'altra parte, le osservazioni hanno proprio questa natura, no? Lo voglio ricordare a tutti, cioè non è che il cittadino è obbligato a dirci voglio modificare questo articolo in questo modo. Il cittadino pone delle esigenze e sta all'amministrazione. Le osservazioni hanno natura collaborativa, quindi il cittadino fa delle richieste e spetta all'amministrazione cercare di interpretarle nel modo migliore. 302. Simone, scusami, ma l'ufficio mi può spiegare come l'ha parzialmente accolta questa qui? Tanto ce l'abbiamo, no? Lì l'Antonella e la... Allora... Ho provato a spiegarlo io, Michela, ma evidentemente non sono stato chiaro. Il cittadino fa riferimento all'articolo 21. In realtà le cose che chiede questo cittadino sono disciplinate in vari articoli del piano operativo. Non è che c'è una disciplina soltanto nell'articolo 21. La disciplina è in vari articoli del piano operativo. Lui ci dice: vorrei un taglio degli alloggi piccolo nelle frazioni collinari storiche, e noi abbiamo visto l'altra volta che abbiamo messo un taglio degli alloggi molto piccolo nelle frazioni collinari
nelle frazioni collinari storiche. Ma non è in questo articolo, è nell'articolo che abbiamo visto l'altra volta, che è l'articolo 16, sulla dimensione minima delle unità immobiliari. Poi ci dice il cittadino: vorrei che favoriste il cambio d'uso in prima casa, e noi abbiamo visto, ne abbiamo discusso l'altra volta, in che modo abbiamo favorito i cambi d'uso in prima casa. Sì, sì, Simone, ma io questo l'ho capito, ma volevo proprio che l'ufficio mi spiegasse la risposta che ha dato, se poteva. La risposta che ha dato è parzialmente accolta, nel senso... Se me la legge, me la spiega. E te la sto spiegando io, poi se l'ufficio vuole aggiungere qualcosa lo fa, non ci sono problemi. Sì, ma se no che ce li teniamo a fare. Scusami Michela. Visto che sono presenti, no? E visto che la risposta... Guarda, ti lascio la parola, però ti stavo dicendo che è parzialmente accolta, perché questo cittadino, anche con dei ragionamenti di carattere generale, pone una serie di esigenze che a noi ci sembra, diciamo, di averle raccolte, e si usa la dizione parzialmente accolta per il semplice motivo che l'osservazione è ampia, dice tante cose, anche con, come dire, in una forma non necessariamente tecnica come in questo caso, e quindi a noi ci sembra almeno parzialmente di essere riusciti ad andare incontro alle richieste che fa questo cittadino, ok? Bene, l'ufficio mi dica come. E come nei vari articoli del piano operativo, Michela, che stiamo esaminando, te l'ho detto come. Ora poi se l'ufficio vuole aggiungere qualcosa. Certo, ma mi sembra giusto, insomma, no? Che intervenga, se no è inutile che perdano tempo a stare qui in commissione. Io ti ripeto, Michela, è alla commissione che sono segretaria, non voglio essere chiamata in causa. C'è la Bonari. Grazie. Ci sono l'architetto Cinquini e l'architetto Bonari, che se vogliono aggiungere qualcosa... Mi ridici il numero dell'osservazione che non... La 301, Manola. 300? Uno. La 301. Ma scusate, io bisogna che la rilegga un attimo, ma è sostanzialmente quello che diceva l'assessore, perché l'osservante fa tutto, diciamo, una ricognizione sulle caratteristiche dei centri storici, la possibilità... Vorrei mostrare a video l'osservazione, perché abbiamo un problema di privacy. Però scusate, allora qui c'è un problema pratico, perché bisogna che qua, se io devo dare una risposta, io devo poter consultare l'osservazione. Basta che non condividi lo schermo, basta che non condividi lo schermo quando la consulti. Ah, certo. Cioè, diciamo, l'osservante fa riferimento anche alla possibilità di adeguare i requisiti igienico-sanitari al fine di poter recuperare i fabbricati. Ma questa situazione non dipende dal comune, perché c'è una legge nazionale che impone, diciamo, determinati standard al fine di poter fare un cambio d'uso e ottenere una civile abitazione. Quindi in pratica questo non dipende da noi, mentre invece il fatto della riduzione dei tagli degli alloggi, quello, diciamo, è stato accolto, perché le norme nelle zone urbane storiche, tutto nel patrimonio edilizio storico, ha adottato gli standard e le superfici minime del DM del 75, quindi per questo è stata parzialmente accolta. Grazie. Peraltro va chiarito un aspetto, che
Il cittadino non è un tecnico, no? Quindi quando l'osservazione fatta al cittadino magari non è supportata da una puntuale definizione magari di un tecnico, viene anche formulata in termini molto generici, astratti, direi, come in questo caso, perché il cittadino in questo caso chiede che all'interno dei nuclei storici sia ammesso il cambio di estensione d'uso a livello urbanistico. Ora, questa è una terminologia che se uno dovesse leggere la lettera è sempre ammesso mutamento di estensione d'uso, probabilmente intendeva in senso più lato le diverse destinazioni d'uso che sono ammissibili. Poi chiede che il Consiglio Comunale e gli uffici comunali una nuova sensibilità in tema di recupero edilizio. Io penso che noi siamo stati sensibili, ma è un mio pensiero. Quindi è chiaro che qui, come diceva l'assessore, si interpreta l'osservazione, non essendoci un riferimento specifico. E quindi che cosa è successo? È che vedendo, in effetti, siccome riprendendo tante osservazioni, comunque il mutamento di destinazione d'uso recenti storici l'abbiamo fuorviato al massimo, siccome abbiamo ridotto al massimo la dimensione dell'unità recuperabile dentro centri storici e dentro i nuclei anche rispetto al precedente adottato e così via, in termini generali, così come lui in termini generali ha fatto l'osservazione, riteniamo di poterla avere almeno parzialmente accolta. Non possiamo dire totalmente perché muovendoci in via interpretativa è chiaro che la sicurezza di essere totalmente accolta no, ma lo spirito, diciamo, lo spirito che aleggia in questa osservazione che non è puntuale, riteniamo che sia stata accolta proprio per questo tipo di attenzione, cioè aver consentito un diverso mutamento di situazione d'uso rispetto alle tante categorie possibili e una dimensione dell'unità che peraltro nei nuclei è quella più bassa di tutto il piano operativo. Però è chiaro che la risposta rimane generica. Perché a monte c'è un'osservazione che è tale e quale, quindi in cui sarebbe impossibile rispondere, perché se no avremmo dovuto fare un elenco di 27 articoli, 30 articoli, dove punto punto ogni volta che l'abbiamo modificato in qualche maniera questo ha un effetto su questo spirito. Ma non è questo lo spirito con cui si risponde all'osservazione, no? Bisogna entrare nella logica del cittadino che ha un'esigenza e cercare di capire se la risposta che il piano operativo gli dà è diretta, no? E qui è esattamente il contrario dell'osservazione del Collegio dei Geometri o dell'Ordine degli Architetti, no? Dove entrano puntualmente articolo, punto, comma, eccetera. Essendo così generale, evidentemente anche la risposta rimane generale. Ok. Procediamo, sì. Allora, ora Fabrizio può tornare a condividere lo schermo col testo modificato. Allora, l'osservazione successiva che riguarda l'articolo 21 è la numero 302. Allora, l'osservazione numero 302 riguarda la disciplina dei ruderi, che è prevista dall'articolo 21,6, e sostanzialmente il cittadino ci invitava a ampliare le possibilità di intervento sui ruderi in due direzioni. Una che è stata accolta riguarda la possibilità di utilizzare tecniche costruttive diverse da quella, diciamo, di partenza per le parti oggetto di ricostruzione del rudere. Ricordate, ne avevamo discusso ampiamente alla scorsa commissione. L'altra, se vedo bene, la possibilità di introdurre interventi pertinenziali. Cioè aggiungere, diciamo, al rudere
la parte che si riferisce agli interventi pertinenziali. Noi abbiamo accolto quella che si riferisce all'uso di tecnologie e materiali diversi, non credo che abbiamo inserito nulla sugli interventi pertinenziali. Non so se Fabrizio puoi mettere a video il comma 6. Fabrizio, ci senti? Forse in questo momento non ci sente. Allora, come abbiamo detto prima, per il comma 3 e il comma 4, poi verifichiamo, questa è parzialmente accolta, verifichiamo, diciamo così, le differenze testuali fra quello che ci viene proposto nell'osservazione e quello che ha, diciamo così, chiesto l'osservante. Poi, l'abbiamo già vista prima, è la richiesta di introdurre una norma sui solai e sui soppalchi, che però, ripeto, non riguarda questa zona in particolare, ma varie zone. È richiamato l'articolo 21, ma non riguarda l'articolo 21. Poi, quindi non implica modifiche testuali nel 21. Poi 508 del registro, sempre. 508 che è a pagina 37. Qui ci viene chiesto di introdurre negli edifici di pregio architettonico, quindi quelli schedati con il numero 1, la possibilità di una sopraelevazione, e l'istruttoria tecnica è, diciamo, negativa con il non accoglimento, con la precisazione, che poi alcune cose invece potranno essere previste nel regolamento edilizio. Ricordate, è il regolamento edilizio quello che può disciplinare gli interventi strettamente necessari ad un adeguamento igienico-sanitario e anche ad un adeguamento alla norma antisismica. Quindi, mentre urbanisticamente si dice no alla sopraelevazione, si dice che poi invece minimi interventi legati alle normative sismiche, alle normative igienico-sanitarie possono essere previsti nel regolamento edilizio. Poi 524, pagina 39, l'abbiamo già vista prima, è un'osservazione che riguarda i tagli minimi delle varie unità immobiliari nelle varie zone. Anche questa richiama l'articolo, ma non lo concerne. E stessa cosa per la 530 che abbiamo visto prima e che è uguale alla 524 come richiesta. Poi 546, osservazione riguarda il comma 4 dell'articolo 21, quindi riguarda gli edifici classificati col numero 1, quindi di interesse architettonico, cioè di pregio, scusate, architettonico, e qui si chiede che siano consentite negli edifici classificati 1 le addizioni volumetriche. L'ufficio fa un'istruttoria negativa perché voi sapete che gli edifici classificati numero 1 sono proprio gli edifici di pregio architettonico, sui quali da sempre esiste una disciplina che non consente ampliamenti, perché si ritiene che i caratteri dell'edificio classificato 1 siano incompatibili con qualsiasi tipo di ampliamento, cioè il valore che quell'edificio ha con sé. Se poi invece un ampliamento è possibile senza disperderne i valori, allora vuol dire che è sbagliata la classificazione e che si può classificare in un modo diverso.
perché gli edifici appunto classificati 1 sono quelli di pregio architettonico rispetto ai quali un intervento pregiudicherebbe il pregio dell'edificio. 564 Allora, qui poi l'ufficio mi sta seguendo, quindi diciamo la prima parte dell'osservazione numerata 1 non c'entra con l'articolo 21. Si chiede la possibilità. Di scusate, perché è molto articolata. Sostanzialmente l'osservante chiede di poter cumulare gli interventi di cambio d'uso e ampliamento su un edificio recente, equiparandolo ad un edificio storico. Cioè l'osservante dice: negli edifici classificati di interesse ambientale di cui all'articolo 21,5 è ammesso l'ampliamento e la possibilità di cambio d'uso anche in residenziale con uno scopo di bed and breakfast, ma comunque la destinazione è residenziale. Estendete questa possibilità ai vari, diciamo, edifici. Invece voi ricorderete, perché questo è un tema che abbiamo dibattuto molto in sede di adozione, che noi abbiamo una norma che valorizza la possibilità di recupero degli edifici storici, che sono anche quelli che hanno una loro consistenza spesso e un loro pregio, dove effettivamente è possibile sommare l'ampliamento col cambio d'uso, mentre abbiamo poi un tessuto molto variegato, fatto spesso anche di edifici precari, dove l'intervento sul patrimonio edilizio esistente spesso porterebbe ad una, diciamo, demolizione con ricostruzione, e lì il cambio d'uso è limitato alla prima casa e alla diciamo ad un intervento a parità di volume e di superficie. Per cui questo, che è una delle differenze fondamentali del piano che abbiamo già adottato, che se vi ricordate abbiamo discusso insomma sin dall'adozione, il cittadino la osserva dicendo che secondo lui dovremmo diciamo così estendere questa possibilità a tutti gli edifici, e niente, l'ufficio mantiene ferma, questa è una diciamo, delle impostazioni di fondo del piano adottato, spiegando che c'è una scelta che è quella del piano operativo di favorire il recupero degli edifici storici, quindi favorire il recupero no, dei centri, degli agglomerati di carattere storico. Cioè noi pensiamo che anzitutto si debbano favorire processi di recupero, di reinsediamento nei borghi e nei paesi che sono oggetto di abbandono, e quindi c'è una norma che aiuta di più il recupero di quegli edifici.
un po' come ci chiedeva l'altro cittadino, no? Quello su cui Michele ha chiesto delle spiegazioni ulteriori dall'ufficio, cioè puntare prioritariamente sul recupero dei nostri centri storici minori e non su una politica, diciamo così, più generale che amplia e fa cambiare uso a qualsiasi oggetto, spesso anche frutto, no, di meccanismi, insomma, di condono che magari hanno creato delle situazioni di precarietà. È prevista anche lì una possibilità di recupero, ma è più circoscritta rispetto alla possibilità di recupero che si offre del tessuto storico, perché quello è quello a cui vanno indirizzate principalmente le politiche di recupero. Ne abbiamo discusso tanto, insomma, in sede di adozione, e questo cittadino, correttamente, nel senso che è nel suo diritto farlo, ci pone nuovamente il tema che abbiamo discusso a suo tempo. Poi 567. Allora, 567 è un'osservazione su vari articoli. Una di queste, al punto 2, riguarda gli edifici di valore storico-architettonico. Dove si dice onestamente, qui la sintesi almeno a me non è chiarissima. Si dice negli edifici di valore architettonico con il regolamento urbanistico era ammesso l'ampliamento, con il PIO non è più possibile. In realtà, per gli edifici classificati 1, che una volta erano R1, l'ampliamento non è mai stato possibile. E probabilmente qui la sintesi non è chiara. Qui il cittadino ci dice: consentite almeno gli interventi di natura pertinenziale. Questo, secondo me, è come va ricostruita l'osservazione. Cioè, forse qui manca, insomma, nella sintesi manca una spiegazione. Cioè, il cittadino ci vuol dire: il vecchio regolamento urbanistico consentiva almeno gli interventi pertinenziali, e questa viene parzialmente accolta proprio in relazione all'articolo 21. Quindi poi vediamo dopo sul testo normativo come l'abbiamo parzialmente accolta. Quindi la richiesta, se la interpreto bene dalla sintesi, poi l'ufficio è qui, quindi chiedo Ma all'ufficio. scusa Simone, ma le pertinenze non sono oggetto del regolamento edilizio? Le pertinenze sono oggetto del regolamento edilizio, però, come ricorderai Riccardo, ne abbiamo parlato anche le scorse volte, devono essere richiamate dal PO, cioè il PO deve dire che sono ammessi gli interventi pertinenziali, È dopodiché. parzialmente accolta nel senso che il PIORE rimanda al piano a regolamento edilizio. Esattamente, esattamente. Ora poi, quando andiamo sul testo, la vediamo meglio. Chiedevo all'ufficio di seguirmi, mi raccomando, Manola, passo passo, perché Sì, sto guardando. la È sintesi. come dice Riccardo, cioè in pratica le pertinenze sono ammesse, ma saranno regolamentate nel regolamento edilizio. Però Io l'abbiamo parzialmente accolta, perché sì. evidentemente all'inizio non le richiamavamo le pertinenze per questo tipo di edifici. Ora poi, tanto Fabrizio ci fa vedere in ogni punto, Riccardo, le modifiche che abbiamo fatto, e così lo verifichiamo. Poi, le ultime due osservazioni che si riferiscono all'articolo 21 sono la 603 e la 623. La 603, che è a pagina 49,
Allora, qui in realtà molto correttamente l'ufficio, diciamo negli appunti che ho, l'ha indicata relativa al 21. In realtà l'articolo 21 è solo citato, e l'osservazione è cartografica, cioè riguarda una richiesta di cambio di classificazione. Quindi sulla 603 non c'è richiesta di modifica dell'articolo 21. C'è richiesta di cambiamento della classificazione dell'edificio, quindi su questa ci torneremo nella parte delle osservazioni cartografiche. Poi 623, questa è l'osservazione dell'ordine degli architetti, molto Scusa molto. Simone, una cosa, ma questa osservazione ci si torna su quelle cartografiche, ma è questa, no? Che la, eh? Sì. No, io Riccardo ho degli appunti dell'ufficio. Che non vi abbiamo dato semplicemente perché sono appunti, non sono un documento ufficiale, e che me la segnalano relativa all'articolo 21. In Sì, realtà l'articolo ma perché 21 è citato contesta? nel testo dell'osservazione, ma non è oggetto della richiesta dell'osservazione, capito Riccardo? Cioè ci sono delle volte in cui io mi trovo l'articolo citato, ma poi la richiesta è diversa. Ho capito, ma ti volevo chiedere Guardiamo, quando ci ci darete torniamo le quando guardiamo quelle cartografiche, sì. osservazioni cartografiche, no? Però Esatto. è già questa l'osservazione. Esatto, esattamente. Te la ritroverai fra quelle cartografiche, eh? Poi dicevo, 623 è quella dell'ordine degli architetti. Dove in realtà io non vedo richieste Qual è lo se... Scusa, mi hanno chiamato. nella 623, 623. Dove io non vedo onestamente richieste particolari sull'articolo 21. Ora poi la manuale è qui. E può controllare. Sì, no, io volevo far presente che quegli appunti che hai te, questo anche per la commissione, è stato, come dire, fatto un estratto degli articoli che ci risultavano osservati. Ecco, quindi può capitare magari che ci sia anche qualche confusione, perché vedo, per esempio, no, non vengono elencati gli articoli. Nell'osservazione degli architetti non c'è un elenco degli articoli. Ora, quindi, io non lo so perché l'estrazione l'ha fatta Stefano Paolinelli, non so come ha No, guarda, trovato. Ah. l'ho trovato io. Allora, siccome l'osservazione degli architetti spesso propone degli argomenti tecnici, ma non hanno seguito, per esempio, come l'ordine dei geometri, la sequenza degli articoli, e quindi stava a noi poi ricostruire, diciamo, le varie richieste a volte per inserirle nei vari articoli corretti. Allora, se voi guardate Ah, sì. nel registro delle osservazioni l'istruttoria, quindi la colonna a destra, la lettera 4C dell'istruttoria si riferisce all'articolo 21. E diciamo così, il riferimento è agli interventi pertinenziali, cioè lo stesso tema che abbiamo visto prima, tant'è che si dice facciamo un riferimento agli stessi nell'articolo 21, per poi rimandare la disciplina al regolamento edilizio comunale. Quindi a questo punto direi, avendo noi visto, ed infatti è parzialmente accolta su questo punto, avendo noi visto, diciamo, tutte le osservazioni che si riferiscono all'articolo 21, a questo punto possiamo scorrerlo per vedere le varie modifiche.
Fabrizio, se ce lo metti dall'inizio, così vediamo i gialli dove sono. Allora, primo comma e comma 2, nessuna modifica. Mi pare che i commi 3 e 4 non ci siano modifiche, però, Fabrizio, tienili fermi, nel senso che ci eravamo presi un impegno poco fa, cioè di riguardare l'osservazione dei geometri guardando i commi 3 e 4, perché loro ci chiedevano una modifica ai commi 3 e 4. L'osservazione dei geometri è la 228, se non sbaglio, in modo che la commissione comprenda bene cosa ci veniva chiesto. Allora, loro chiedevano sia al comma 3 che al comma 4 di eliminare la parola limitatamente alla sola. Ecco, vedete, sugli interventi pertinenziali. Sono inoltre ammessi gli interventi pertinenziali limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio. Loro dicono no, togliete la parola limitatamente alla sola, cioè consentite gli interventi pertinenziali anche oltre la sola demolizione di volumi secondari. E poi ci chiedevano, ma non lo vedo, dov'è, scusa Simone, questo qui? Ah, limitatamente dice quello. E vedi, quando parla degli interventi pertinenziali negli edifici ad impianto storico, gli interventi pertinenziali sono ammessi limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari. E loro ce lo chiedevano sia sul comma 3, Fabrizio sali un attimo, che sono gli edifici monumentali, cioè proprio i monumenti, sia sul comma 4, e ci chiedevano di sostituire le parole limitatamente alla sola con la parola compresa la demolizione di volumi secondari. Insomma, il significato è: non limitate gli interventi pertinenziali al recupero dei volumi secondari, consentite sugli edifici monumentali e di pregio architettonico 1 anche altri interventi pertinenziali. Mentre, ora le illustriamo tutte le modifiche, mentre vedete su questo punto la risposta dell'ufficio è una risposta negativa, perché ad avviso dell'ufficio questi sono i valori, sono gli edifici di maggior valore sul territorio del comune, quelli di valore monumentale sono proprio, diciamo, no, edifici spesso addirittura vincolati dalla soprintendenza. Gli edifici di pregio architettonico sono gli edifici, diciamo, di maggior pregio immediatamente dopo quelli di carattere monumentale, e quindi l'ufficio ritiene che gli interventi pertinenziali debbano essere limitati al recupero di volumetria secondaria. Correggetemi se sbaglio, Fabrizio e Manola. Poi scorriamo la norma. E può essere fatta una precisazione, sì, il motivo per cui non abbiamo ritenuto che possa essere cancellato limitatamente alla sola, è chiaro che dove laddove ci sono valori rilevanti dal punto di vista storico, un conto è demolire superfetazioni, manufatti recenti, eccetera, che anzi è un'operazione più che ammirevole e positiva, è un conto invece poter fare tutta una serie di interventi che possono alterare il valore architettonico. Quindi, siccome l'intervento pertinenziale prevede anche la possibilità di realizzare garage, volumi, manufatti ulteriori di recente costruzione, è evidente che diciamo, si aprirebbe, diciamo, a tutta una serie di interventi che rischiano di alterare i valori riconosciuti. Viceversa, invece, l'unico intervento pertinenziale che ha un suo valore in questo caso è proprio quello della demolizione di quelli che hanno già alterato i valori e che quindi come tali possono essere riorganizzati e ripristinati. Tant'è che poi, sulla base appunto dell'osservazione degli ordini degli architetti,
abbiamo specificato che qualora vengano riaccorpati le superfrenazioni manufatti, queste preferibilmente debbano essere riaccorpati non in aderenza all'edificio di pregio, ma nella resede, nelle resede di pertinenza, in modo tale che addirittura possano essere staccati dall'edificio che è di valore. Scusami, poi Riccardo Posso? non voglio esaurire la discussione, eh. Facciamo vedere solo le modifiche e poi ne parliamo, va bene? Sì. Andiamo avanti. Poi vedete al comma 5 non c'è. Torna un po' indietro. Oh, nel comma 5 invece, che sono gli edifici di interesse ambientale, in riferimento ad alcune osservazioni che chiedevano appunto sugli interventi pertinenziali, abbiamo appunto rinviato tutto alle indicazioni del regolamento edilizio. Quindi, per gli edifici classificati 2, gli interventi pertinenziali sono ammissibili nei limiti e secondo le indicazioni e parametri definiti nel regolamento edilizio. Vedete, c'è la nota dell'ufficio 53. Fabrizio, se puoi andare a far vedere la nota 53 a cosa si riferisce, o la leggo male io? No, 53 quindi è sotto qui, è qui sotto. Vedete? È l'osservazione dell'ufficio che ha fatto sintesi, diciamo così, di una serie di richieste che venivano in questo senso. Poi torniamo sopra, sempre all'articolo 21. Edifici di valore 2, in realtà invece l'intervento pertinenziale è per intero, no? È il contrario degli edifici 1 e degli Esatto, edifici N. Qui la mettiamo per intero. e abbiamo detto che è rinviata al regolamento edilizio la disciplina. Poi Sì. le altre non sono modifiche, diciamo, che riguardano in particolare il 21, c'è cioè la solita modifica della superficie edificabile, c'è una specificazione sul fatto che le addizioni volumetriche si fanno sull'edificio principale, e poi se scorri la norma, Fabrizio. E questa è, ecco, la norma che invece abbiamo introdotto sui ruderi, dove abbiamo scritto, appunto, l'abbiamo già illustrata, le parti oggetto di ricostruzione potranno essere realizzate con materiali e tecnologie diverse, purché il progetto sia preventivamente approvato dalla commissione edilizia comunale con parere vincolante. E ovviamente ci vuole una serie di documenti da presentare. Rispetto all'osservazione che era stata presentata su questo punto, anche questa l'avevamo un attimo, dopo averla illustrata, rimandata ad una verifica, sulla norma, mi sembra, allora, l'osservazione l'abbiamo vista prima. Vediamo un attimo, forse la 508, vediamo se ci indovino. Lo dico per trasparenza, alla luce anche della richiesta, no? Che è stata fatta da Michela, ma non è la 508, era l'osservazione sul rudere. Se mi potete aiutare a ritrovarla, è una di queste, ma. Simone, la 302, tant'è che vedi, è la nota 57 riferita all'osservazione 302. Te dalle note La mi 302, la la 302. 302 Allora, qui è parzialmente accolta semplicemente per il fatto, correggimi se sbaglio, Fabrizio e anche Manola, che non è esattamente identico il testo che c'era stato proposto con quello che abbiamo poi scritto, nel senso che nel testo scritto dall'ufficio, diciamo, c'è un riferimento più specifico ai documenti che servono nella presentazione appunto di un progetto
che sia di uso di tecnologie e materiali diversi per la parte oggetto di ricostruzione, e forse è più chiaro che le dimensioni anche della parte ricostruita devono essere, diciamo, uguali a quelle del manufatto originario. Cioè va bene usare anche tecniche diverse nella ricostruzione del rudere e anche materiali diversi laddove il progetto abbia una qualità architettonica significativa. Naturalmente la regola resta uguale, insomma, cioè quella che si ricostruisce il rudere sulla base della documentazione storica che attesta come era l'edificio precedentemente, e quindi è semplicemente una scrittura, diciamo, più specifica della norma da questo punto di vista, giusto? Mi rivolgo all'ufficio. Volevo dire una cosa, Simone. In questo caso, quando il progetto di costruzione non utilizza materiali tradizionali, e alle volte possono dare anche dei buoni risultati sotto il profilo architettonico, e comunque il progetto deve essere valutato dalla commissione edilizia comunale. Sì, l'avevamo letto, ma questo anche l'osservante ce lo diceva. Cioè l'osservazione diceva fatelo passare dalla commissione preposta, diciamo. La differenza fra l'osservazione e il testo è che il testo è un pochino più dettagliato su alcuni aspetti. Sì. Quindi poi, comma 8, scusate, sali Fabrizio, che non lo vediamo il comma 8. Ecco, vedete, per quello che riguarda le piscine e gli impianti sportivi ad uso privato, che non sono in senso tecnico interventi pertinenziali, diciamo, lo sono in senso atecnico, ma in senso tecnico no, perché hanno una disciplina specifica nella legge regionale, si dice che questo tipo di interventi è ammesso sempre, piscine, impianti sportivi, però sarà il regolamento edilizio comunale a dover specificare meglio a seconda, diciamo, della classificazione. Questa parte inserita in giallo serve soltanto a specificare meglio qual è il compito del regolamento edilizio comunale, cioè articolare la disciplina in funzione della classificazione tipo morfologica, cioè seguire lo schema del piano operativo, impregiudicate poi le valutazioni di merito che vanno fatte in sede di regolamento edilizio. Ecco, il comma 9 abbiamo precisato nel comma 9, in accoglimento, vedete, di due osservazioni, 228 e 429 geometri, che ma questa poi è una norma che ritroveremo via via nei vari articoli, che il divieto di cambio d'uso c'è quando l'unità immobiliare ha una destinazione di commercio al dettaglio nei centri commerciali naturali. Se io ho un'unità immobiliare che ha una destinazione d'uso a ufficio, lì il cambio d'uso è ammesso. Noi nel testo originario impedivamo, diciamo, il cambio d'uso anche nel caso del direzionale e di servizio, anche nel caso di una unità immobiliare avente una destinazione direzionale e di servizio. E tra l'altro, insomma, nella destinazione d'uso direzionale di servizio ci vanno varie cose. Ecco, in accoglimento parziale di una serie di osservazioni che avete visto, diciamo no. Se io ho un immobile a destinazione direzionale di servizio, non c'è il divieto di cambio d'uso. Ci sono le regole che valgono in generale. Quello che voglio proteggere è il commercio al dettaglio, e quindi mi limito a non consentire il mutamento di destinazione d'uso delle unità immobiliari a destinazione commerciale al dettaglio. Vedete, tra l'altro,
non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione commerciale al dettaglio, che è la, diciamo, l'oggetto della protezione. Insomma, l'obiettivo politico-amministrativo è difendere i negozi commerciali al dettaglio, non impedire altre pratiche di riuso del patrimonio. Non so se ce ne sono altre sull'articolo 21 di modifiche. No, non mi pare. Ecco, un'ultima considerazione prima di lasciarvi la parola. Su questo tema dell'edificato storico recente e delle varie classificazioni che ci sono nell'edificato storico, ci sono due livelli di discussione. Uno è quello normativo e uno è quello delle classificazioni. A mio giudizio, ma è soltanto l'opinione dell'assessore naturalmente, i temi che vengono posti anche in queste osservazioni vanno affrontati secondo me in sede di classificazione. Cosa voglio dire? Voglio dire che in astratto è corretto, in astratto, che ci siano alcune categorie come gli edifici di valore monumentale e gli edifici 1 in cui c'è una forte inibizione di una serie di interventi. Perché è giusto? Perché è giusto proteggere i valori architettonici che via via incontriamo sul nostro territorio quando ci sembra che un intervento possa pregiudicare quei valori architettonici. Tutte le volte in cui invece un intervento di trasformazione è compatibile con la tutela del valore, allora si pone un problema di classificazione, a mio giudizio. Cioè, laddove noi ravvisiamo che un intervento di trasformazione è compatibile con il valore che vogliamo proteggere, proprio perché la differenza fra il monumentale e gli uno, da un lato, e altre classificazioni è la possibilità o meno di ampliare, laddove noi riteniamo che un ampliamento non disperda il valore che vogliamo proteggere, allora significa che è classificato male l'edificio, o che magari è classificato bene proprio perché l'ampliamento lo può reggere. Questo secondo me è il criterio corretto. Non è la discussione in astratto, ma la discussione in concreto. Nel senso che a fare una discussione in astratto si rischia di fare dei danni al territorio, perché ci sono tanti edifici che vanno protetti. A fare una discussione in concreto invece si capisce bene quali sono i casi in cui una classificazione è più adatta di un'altra rispetto alle caratteristiche singole dell'edificio. Questo per dirvi che questa discussione può essere fatta su vari livelli. Secondo me quella più corretta è la discussione che verte sulla classificazione dei vari edifici. Io la penso come te, Simone. Io avevo chiesto, no, volevo dire una. Ah, chi è che parlava? No, 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 scusami, Riccardo. No, rispondevo a Simone che ho detto che la penso come lui e penso che il discorso della classificazione sia molto importante e ci sia bisogno di soffermarci, sì, e di verificarlo molto per bene, come ha detto lui, non nell'astratto ma proprio nello specifico, e di entrare proprio nello specifico delle varie osservazioni poi che ci sono arrivate. Ma io infatti prima avevo chiesto la parola proprio per rimettere, già mi ricordo una precedente commissione, lo fece notare lo Iacomini, proprio di rivedere proprio la classificazione degli immobili, visto che da questo dipendono tanti interventi di ampliamento o meno. Quindi io, se sarebbe anche bene rivedere come sono stati classificati certi immobili, se è giusto il valore a cui è attribuito il valore monumentale o di pregio architettonico o meno. Io quelli lì sarebbe bello rivederli tutti, almeno da qui poi dipende l'intervento o meno. Quindi, visto che si fa un piano operativo che poi dura tanti anni, sarebbe bene vedere se effettivamente sono stati classificati giustamente gli immobili, gli edifici. Ecco, volevo chiedere questo prima. Scusate, però una precisazione di natura tecnica, perché se no si va un po' fuori argomento. Io ricordo che il compito del Consiglio Comunale fra l'adozione e l'approvazione è di rispondere alle osservazioni, non di rivedere il piano. Quindi noi possiamo rivedere le classificazioni degli edifici limitatamente a quelli per cui è stata presentata un'osservazione. Non possiamo rimodificare la classificazione di edifici che non hanno un'osservazione, perché questo comporterebbe la riadozione del piano.
so se è chiaro. Chiaro, scusa, è chiaro, è chiaro. Scusa, Fabrizio, posso aggiungere una cosa prima che si apra una discussione poco, diciamo, produttiva? È fuori discussione che sia, come dice l'architetto Cinquini, è la legge che lo prevede. Aggiungo anche che sicuramente ci sono errori, spesso errori non ci sono, quindi non ci sarebbe neanche motivo, diciamo, di porsi un problema di questo tipo. Ci sono situazioni borderline dove ci può essere una valutazione, diciamo, discutibile, ma non sono tutte situazioni borderline. Quindi noi dobbiamo, a mio giudizio, quando vedremo le osservazioni sulle classificazioni, vederle bene, c'è un parere dell'ufficio, faremo una discussione puntuale su ogni osservazione. Naturalmente, questo lo dico perché io ho vissuto anche la formazione del vecchio regolamento urbanistico, naturalmente è possibile che nella valutazione delle osservazioni i criteri di classificazione diventino più chiari, allora starà a noi, diciamo così, capire qual è il meccanismo più corretto perché quei criteri orientino anche le successive scelte. Io già detto, è una, come dire, una responsabilità politica della quale mi faccio carico, che posto che ci possono essere errori di classificazione che non sono stati oggetto di osservazione, posto che noi abbiamo inserito in questo piano un meccanismo che prevede la correzione di eventuali errori, è corretto che una volta che questo piano sia approvato, è stato approvato, si apra una possibilità di rivedere questi errori, chiedendo ai cittadini che ce la segnalino. Fabrizio Cinquini ci ha già spiegato che ovviamente ci vuole un'istruttoria tecnica rigorosa ai fini, diciamo, dell'individuazione dell'errore. Io aggiungo che il lavoro che farà la Commissione sarà anche utile per precisargli i criteri di classificazione e che quindi quei criteri poi potranno orientare anche le future scelte. Cioè l'esame dei casi borderline che ci sono ci consentirà di affinare il criterio di classificazione. Dovremo poi trovare il modo di renderlo pubblico e trasparente e di far sì che l'istruttoria dell'ufficio anche in futuro, sulla base di un atto politico amministrativo, sia orientata a quel criterio. Guardate, io l'ho vissuta da assessore tutta la fase in cui i cittadini chiedevano spesso, c'è qui l'ufficio, di rivedere le classificazioni, e l'ufficio giustamente attingeva ai criteri che furono stabiliti quando si valutò le osservazioni nel regolamento urbanistico, che all'epoca furono stabiliti dalla giunta. Addirittura ci fu una delibera di giunta con dei criteri di carattere generale che orientava poi l'ufficio nella classificazione. Io ho ritenuto che non fosse corretto che la fosse la giunta a orientare questo lavoro. A me sembra più corretto che lo orienti la commissione, cioè laddove a un certo punto su alcuni casi borderline la commissione, diciamo, si orienta in un certo modo, sempre che l'ufficio lo ritenga tecnicamente ammissibile, perché noi abbiamo un limite della legge, ovviamente, è corretto che quell'orientamento sia in qualche modo assunto negli atti del piano operativo, vediamo come, per orientare poi le future istruttorie, perché qui ci vuole massima chiarezza. Più chiari siamo nella distinzione della classificazione, meglio facciamo il nostro lavoro, meno facciamo ingiustizie e sono tutti uguali di fronte alla legge. Quindi dobbiamo, laddove ci sono dei casi dubbi, affinare il criterio di giudizio, renderlo pubblico e trasparente e poi sulla base di quello correggere nel tempo gli errori che ci sono. Bene, grazie. Se non ci sono altri interventi sull'articolo 21... andrei al prossimo, articolo 22. Allora, sull'articolo 22, mi risultano presentate le seguenti osservazioni.
La numero 70, ma è l'osservazione che abbiamo visto più volte nel corso di questa seduta e che in realtà riguarda il tema un tema che non riguarda, insomma, l'articolo 22. Ora la riprendo, ve lo dico. Riguarda il tema delle altezze, quindi le difficoltà di adeguamento igienico-sanitario. Poi, osservazione numero 72. In realtà l'osservazione numero 72 riguarda le zone B, mentre, scusate, non ho fatto una cosa che mi ha chiesto il presidente, gli articoli. Ah, scusate, sì, no, allora è pertinente. Chiedo scusa. Allora, l'articolo 22 è, diciamo, la prima norma che incontriamo nell'ambito dell'edificato esistente che fa parte della categoria B. Quindi stiamo parlando del tessuto urbano recente dentro il territorio urbanizzato. Come sapete, sulla base di indicazioni che derivano direttamente dal PIT della Regione Toscana, noi siamo obbligati per legge, così abbiamo fatto nel piano operativo, a classificare, diciamo, gli insediamenti recenti B in vari sottotipi. In particolare sono tre i sottotipi: B1, B2, B3. Questi sottotipi si differenziano non sulla base della storicità o meno del tessuto edilizio, perché siamo di fronte a insediamenti recenti, ma si differenziano sulla base delle caratteristiche morfotipologiche, tipologiche. Quindi vedete, le aree dell'articolo 22 che esaminiamo ora sono quelle con margine compatto, cioè sono quelle che presentano più caratteristiche di omogeneità tipologica nel disegno urbanistico, diciamo così. Mentre poi via via B2 e B3 sono aree dove l'edificato è recente, ma sono più, diciamo, i margini sono più irregolari o sfrangiati, quindi con un disordine, diciamo, maggiore sotto il profilo urbanistico. Quindi, stavo dicendo, l'osservazione 72 effettivamente fa riferimento alle zone B e quindi fa riferimento, volendo, anche all'articolo 22. Qui viene chiesto di inserire anche per i manufatti a destinazione agricola. Scusate, viene chiesto di inserire tra le funzioni ammesse nel tessuto B1 anche le funzioni agricole, rilevando l'osservante che in questo momento la funzione agricola non è ammessa e che invece ci sono anche nel territorio urbanizzato B1 fabbricati a destinazione agricola. Vedremo poi che questa osservazione è parzialmente accolta. Tra l'altro, questa osservazione riguarda non soltanto l'articolo 22, ma il 23 e il 24 anche, perché sono gli altri due articoli che disciplinano il tessuto B, e poi anche l'articolo 61, che è quello che è stato modificato in parziale accoglimento di questa osservazione. Quindi poi è quando andremo a vedere l'articolo 61 che vedremo come è stata recepita, se leggo bene dalla sintesi dell'osservazione, ma in ogni caso lo verifichiamo testualmente. Poi, articolo 70, scusate, osservazione numero 73,
qui l'osservante ci fa presente che avevamo limitato nelle zone B la possibilità per i fabbricati a destinazione industriale artigianale di cambiare la destinazione d'uso residenziale. Diciamo così, l'avevamo consentito questo cambio d'uso, ma senza che qui si potessero sommare le addizioni volumetriche, perché la zona B, lo sappiamo, consente addizioni volumetriche. Noi avevamo, diciamo, previsto nella fase dell'adozione che non si potevano sommare le due cose, cioè le addizioni volumetriche e il cambio d'uso. E l'osservante ci dice: attenzione però, perché in queste zone in realtà ci sono fabbricati a destinazione industriale artigianale anche dismessi, quindi anche in stato d'abbandono, che hanno dimensioni molto, molto ridotte. Quindi rischiate, ci dice l'osservante, di non favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente in zone come quella B, in cui appunto ci sono fenomeni di abbandono. E lo ricordo io, siamo nel tessuto B, cioè qui non c'è un tessuto di pregio storico. Infatti noi accogliamo parzialmente l'osservazione modificando gli articoli 22, 23 e 24, perché anche questa osservazione fa riferimento non soltanto al tessuto B1, ma a tutto il tessuto B. Poi, osservazione 85, quindi poi vediamo come l'abbiamo accolta nel testo. Osservazione 85... Anche qui viene posto un problema di ampliamento, diciamo così. Nel quale sostanzialmente si dice: voi non consentite la possibilità di ampliamento al primo piano al di fuori della sagoma, e però noi non possiamo allora nella classificazione B è possibile l'ampliamento o in alternativa la sopraelevazione degli edifici a un piano. Loro non possono fare la sopraelevazione, l'osservante, per ragioni che implicherebbero la chiusura dell'attività, e hanno difficoltà nell'ampliamento così come noi l'abbiamo scritto in norma. E quindi chiedono la possibilità, diciamo così, di aumentare le facoltà edificatorie previste dalla norma. Noi l'abbiamo parzialmente accolta, in che senso, scusa? L'abbiamo parzialmente accolta, ma non su un piano normativo, ma su un piano cartografico. Nel senso che la cosa che ci chiedeva il cittadino, l'ufficio ha valutato, implicasse una modifica cartografica, perché questa osservazione pone problemi sia di natura normativa, sia di natura cartografica. E l'ufficio ha valutato che il modo per venire incontro alla richiesta del cittadino fosse di una modifica di carattere cartografico, perché come spiegava prima l'architetto Cinquini, non tutti ti dicono esattamente che cosa modificare, perché le osservazioni sono appunto dei contributi. Molti cittadini ti pongono dei problemi, no? Sta a te poi valutare
qual è la strada per risolverli. A nostro giudizio, diciamo così, rispetto ai problemi che ci venivano posti, la modifica era di natura cartografica, quello che si poteva fare. Quindi, che si fa in definitiva, scusami? E allora la rivedremo, Riccardo, nelle modifiche di natura cartografica. Sostanzialmente ti posso anticipare che c'è una modifica diciamo dell'ambito di intervento a livello proprio di individuazione cartografica della resede, cioè nella cartografia abbiamo ampliato un po', se ricordo bene, la resede in modo tale che il cittadino possa avere più spazio per intervenire rispetto al problema che era stato posto. Però siccome è accolta sul lato cartografico e non sul lato normativo, ecco, appuntiamoci che l'osservazione numero 85 la dovremmo rivedere su quelle cartografiche. Poi intendiamoci, voi queste osservazioni le ritroverete anche fra quelle nel registro delle cartografiche, non è che non le ritrovate nuovamente. Però ecco, appuntiamocelo, l'osservazione numero 85 poneva problemi anche alla norma, ma a nostro giudizio la risposta più corretta al problema specifico che ci solleva il cittadino, perché il cittadino non ci solleva un problema di carattere generale, ci solleva un problema specifico che riguarda il suo fabbricato. A nostro giudizio questo tipo di problema può essere affrontato con una modifica cartografica, non con una modifica normativa, nei limiti naturalmente in cui la modifica cartografica era possibile tecnicamente. Poi, quindi la rivediamo in quella sede, quella cartografica. 124. Io vedo, Simone, che tanto c'è già scritto però, cartografica e normativa, sono già evidenziate, vero, sulla destra, sicché basta tenersi anche questo registro. Cioè, sì, penso che dove c'è scritto cartografica e normativa ce le ritroveremo quelle cartografiche anche sull'altra stampa, no? Sì, sì, sicura Michela, vero, le riguarderete, sì, sì. Poi, 124, ecco qui l'osservazione è molto semplice, la risposta pure, nel senso che loro l'osservante chiede di reinserire nel piano operativo la previsione del lotto libero B1 di 400 metri quadrati che era prevista nel vecchio regolamento urbanistico. Cioè nel vecchio regolamento urbanistico, se tu avevi 400 metri quadrati nel territorio urbanizzato classificati B1, costruivi senza cedere nulla al comune. Noi rispondiamo di no, e tra l'altro mettiamo anche in evidenza che si tratterebbe di una modifica in contrasto con gli strumenti sovraordinati, perché oggi ogni nuova edificazione deve essere dimensionata, mentre all'epoca i lotti liberi B1 di 400 metri quadrati erano fuori dal dimensionamento del piano. Quindi noi abbiamo avuto a Camaiore una fase storica nella quale le norme consentivano che alcune nuove edificazioni, purché diciamo di completamento dentro il territorio urbanizzato, fossero sottratte al dimensionamento del piano. Oggi non è più così. Tutte le nuove edificazioni devono essere verificate sulla base delle regole del dimensionamento contenute nel piano strutturale. Quindi ogni nuova edificazione viene conteggiata ai fini del dimensionamento del piano, e come sapete, insomma, la scelta che abbiamo fatto è di legare ogni consumo del suolo a opere di carattere compensativo o perequativo a favore del comune. Quindi sono le schede norma. Sono le schede norma. Per capirsi, prima esisteva un fenomeno di nuova edificazione che non era legato né ai comparti, piani attuativi, né alle B2. Erano le B1. Cioè, se tu eri proprietario di un'area B1 dentro il territorio urbanizzato, che era almeno 400 metri quadrati, potevi costruire. Questa cosa, giusta o sbagliata che fosse, era tecnicamente possibile all'epoca. Oggi non lo è più, nel senso che oggi qualsiasi nuova edificazione deve essere rispettosa del dimensionamento del piano strutturale. Ragion per cui c'è proprio una contabilità analitica,
le nostre previsioni devono essere sotto il limite stabilito dal piano strutturale, e noi abbiamo legato ogni nuova edificazione a opere compensative e perequative, e abbiamo usato anche questo come criterio di scelta, no? Sulla nuova edificazione, cioè a seconda dell'interesse pubblico abbiamo scelto di concedere, no? O di non concedere, o di concedere in parte possibilità edificatorie. Per cui, ecco, questa osservazione chiarisce che questo fenomeno, quello del lotto libero, non è più possibile. Poi, 193 è la solita osservazione che abbiamo visto prima, accolta, cioè di togliere la parola calpestabile e sostituirla con la parola più appropriata ai fini della definizione di superficie. Poi 205, anche questa l'abbiamo già vista, riguarda il tema dei centri commerciali naturali, quindi ritroveremo via via poi questo tema, diciamo via via che lo scorriamo. Poi 228 è l'osservazione del Collegio dei Geometri. Sull'articolo 22 il Collegio dei Geometri ci pone al comma 2 il tema della corretta definizione del parametro di superficie, e noi abbiamo scelto su indicazione normativa della Regione Toscana il parametro della superficie edificata. Poi c'è il tema dei solai e dei soppalchi, che riguarda trasversalmente, insomma, varie aree del territorio, quindi la possibilità di fare nuovi solai e soppalchi all'interno dei volumi esistenti, che è un tema che poi ritroveremo. E poi al comma 5 ci hanno chiesto di precisare sul tema, diciamo, dei centri commerciali naturali, che il divieto di mutamento di destinazione d'uso in residenziale è limitato al solo piano terra, e questa è parzialmente accolta, come vedremo. Poi andiamo a vedere nell'articolo 22 in che senso lo è. Poi 230 è l'osservazione ufficio, che è quella che fa un po' sintesi spesso dei vari problemi. Poi la 301 è altra osservazione, scusate, 270, non 301, 270. È il tema del lotto libero, cioè, di cui abbiamo già parlato e al quale abbiamo, del quale abbiamo già detto, quindi uguale all'osservazione che abbiamo visto prima. Reintrodurre il lotto libero di 400 metri quadrati non è possibile. Poi 273. Idem, detto con parole diverse, ma è lo stesso tema, cioè consentire l'edificazione nelle aree D, come una volta si poteva fare a certe condizioni. Poi, 331. Qui viene posto il tema che, se vi ricordate, abbiamo discusso già l'altra volta, circa
la possibilità o meno di trasformare vani pertinenziali in locali abitativi, quindi locali abitabili, senza consumare la superficie. Vi ricordate, la risposta è positiva proprio perché noi gli ampliamenti li misuriamo in superficie edificabile. Questo consente di trasformare una superficie accessoria in un locale abitabile senza consumare l'ampliamento, a meno che non sia un volume dato in deroga sulla base del regolamento edilizio. Il fenomeno più ricorrente è quello dei garage, che venivano dati oltre gli ampliamenti previsti a quello scopo. Allora, se io ho un garage attaccato alla casa che ha le caratteristiche per essere utilizzato come un vano agibile abitabile ad altri scopi, vedi per esempio una camera da letto, in quel caso, siccome quel volume è stato dato in deroga, se io voglio usarlo a fini abitativi, sempre che ci siano le condizioni igienico-sanitarie, consumo l'ampliamento. E quindi la risposta a questa osservazione è parzialmente accolta, anzi proprio accolta, in questo senso. Poi 379, Allora, qui vengono posti una serie di problemi. Uno riguarda, diciamo così, la mancanza di rappresentazione sulla carta di alcuni manufatti esistenti. Se vi ricordate, ne abbiamo parlato in una delle scorse commissioni. La base cartografica è quella omologata e certificata dalla Regione Toscana, non la possiamo cambiare, ma la mancata rappresentazione di un edificio non incide sulla possibilità di intervento. Nel senso che se un edificio legittimamente assentito ricade in una certa area, che sia o meno rappresentato sulla carta, ciò non implica niente, nel senso che se ricade in un'area si applica la disciplina di quell'area purché l'edificio sia davvero esistente e legittimato. Poi viene posto il tema della prima casa, e ci viene chiesto di rivederla laddove c'è una limitazione della prima residenza a non oltre 80 metri quadrati. Vedremo, ma non in questo articolo, se non vado errato, casomai ci ritorniamo, ma insomma ne abbiamo anche già parlato, che in realtà il limite di 80 metri quadrati c'è laddove uno faccia un intervento, no, legato al recupero per la prima casa, alle condizioni previste dalle norme. Il limite di 80 metri quadrati c'è nei casi di demolizione e ricostruzione. Quindi se io demolisco, quando cioè siamo in presenza di edifici degradati, una volta questi edifici degradati non lo facevano il cambio d'uso, nel vecchio regolamento urbanistico molti di questi edifici non erano schedati e quindi non accedevano al cambio d'uso. Noi diciamo no, ok, il cambio d'uso lo puoi fare se è finalizzato la prima casa, con la convenzione, alle condizioni di contorno di cui abbiamo discusso tante volte, però se c'hai, no, un volume degradato molto ampio, mi fai un'operazione di recupero ambientale, demolisci e ricostruisci e non vai oltre gli 80 metri quadrati. Questa norma, ne abbiamo già parlato, ma poi via via che scorriamo gli articoli lo rivedremo, l'abbiamo precisata, nel senso che il limite degli 80 metri quadrati c'è soltanto quando si demolisce
e si ricostruisce. Se io chiaramente invece non demolisco e ho, diciamo, una volumetria esistente sulla quale intervengo con, diciamo, con degli interventi di natura conservativa, quindi fino alla ristrutturazione edilizia conservativa, allora in quel caso, siccome non demolisco, non scatta neanche il limite degli 80 metri quadrati. E quindi in questo senso l'osservazione è parzialmente accolta, però non è che riguardi in particolare l'articolo 21, perché questo è un meccanismo più generale. Poi, scusate, l'articolo 22, stiamo parlando del 22. Poi 455 e 518 sono le altre due osservazioni che incontriamo sull'articolo 22. In realtà qui l'articolo è il 23 e non il 22, e quindi probabilmente c'era un riferimento all'articolo 22 nel testo dell'osservazione, ma la modifica riguarda il 23. Per cui su questa, vediamo un attimo se c'è anche nel 23. Esatto, esatto. Massimo, scusa, allora io sono rimasto indietro, la 379, poi la ridiscuteremo perché ho visto anche cartografica. In che senso? Sì, sì, ho guardato, no, allora, no, la 379, salvo errore mio, Riccardo, non la ridiscuteremo in questo senso, che loro ci pongono il problema del fatto che nella cartografia non sarebbe rappresentato il loro edificio. Ma questo tipo di richiesta, cioè la modifica cartografica in ordine alla rappresentazione dell'edificio, non è accoglibile, come ci ha spiegato Fabrizio Cinquini, perché noi usiamo la base cartografica della regione toscana e non possiamo modificare un atto della regione toscana. Ciò non toglie che il fatto che l'edificio non sia rappresentato non ha nessuna rilevanza. Nel senso che anche se l'edificio non è rappresentato sulla carta, se esiste ed è legittimo, può fare gli interventi che sono previsti nel piano operativo in quella zona dove l'edificio si trova. Quindi loro ci chiedevano di rappresentare più correttamente alcuni manufatti e altri ci dicevano che non esistono, ok? Benissimo. Quello che è, quello che conta è che se c'è un edificio legittimamente esistente, quell'edificio legittimamente esistente, a seconda della zona in cui si trova, fa gli interventi previsti dalla zona. Se poi addirittura ci sono dei manufatti inesistenti che sono rappresentati nella cartografia, a maggior ragione, se sono inesistenti non possono fare interventi perché non esistono. È cartografica, ma non possiamo modificare quella cartografia lì che è quella della regione toscana, ok? Ma questo è ininfluente, è irrilevante sulle possibilità di intervento. Dicevo invece 455, in realtà il tema riguarda l'articolo 23 e ce lo ritroveremo lì, infatti. Infine 580. Detto 518 prima, o mi sbaglio? Sì, scusate, 518, scusate. 580 è l'articolo 23. 518. E vabbè, qui dicono, me lo date il cambio d'uso da ufficio a civile abitazione e noi... Visto che la richiesta è generica, nel senso che non è che possiamo capire esattamente ora se il cittadino ci rientra o non ci rientra, no? Nel cambio d'uso, noi rispondiamo che insomma il PO ce l'ha una disciplina che consente il cambio d'uso da ufficio a civile abitazione, no? Quella di cui insomma abbiamo discusso più volte, e quindi se lui ci rientra, ma noi non possiamo capirlo, dall'osservazione potrà fare il cambio d'uso.
E queste sono le osservazioni all'articolo 22. Quindi adesso possiamo andare a vedere il testo, Fabrizio. Allora, il primo è semplicemente una precisazione che state ritrovando in tutti gli articoli. La seconda è una precisazione di cui abbiamo già parlato, cioè gli interventi pertinenziali saranno trattati nei regolamenti edilizio. La terza è la solita modifica del parametro della superficie. La quarta è la precisazione che le addizioni volumetriche si fanno sull'edificio principale. Ecco, la quinta, noi probabilmente l'abbiamo riportata anche nell'articolo 22 perché è più generale su varie parti del territorio, però visto che siamo qui e la stiamo guardando, forse conviene andare a vedere subito qual è l'osservazione. Vedo la nota 66, se non sbaglio. Ecco, questa è l'osservazione dell'ufficio. La leggiamo, come ha chiesto Alberto Iacomini, quando c'è la necessità, diciamo così, di capire bene, va letta. Allora, è altresì consentita la sostituzione edilizia con contestuale incremento volumetrico nel solo caso e negli stretti limiti necessari a garantire che sia condizione per il superamento di limiti alla trasformazione edilizia conseguenti a disposizione o prescrizioni di pericolosità e fattibilità idraulica o geomorfologica sovraordinate, secondo quanto disposto dall'articolo 5,3 delle presenti norme. In questo caso l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente linea e l'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a metri 10,50. Questo è quello di cui abbiamo già discusso, correggetemi se sbaglio Fabrizio e Manola, cioè si può andare anche oltre la resede nell'intervento di sostituzione edilizia con anche incremento volumetrico, se previsto, quando questo serve a superare limiti alla trasformazione che riguardano situazioni di pericolosità e fattibilità idraulica o geomorfologica sovraordinate. E quindi in questi casi si può andare oltre alla resede. Ora, in realtà, Fabrizio, forse se guardiamo il 5,3, ecco, qui forse c'è un problema di allineamento della norma, nel senso che, correggetemi se sbaglio, il 5,3 è già più ampio del 22. Quindi forse c'è un problema di riallineamento. Chiedo all'ufficio magari questo di verificarlo. Non so se mi sono spiegato. Cioè, ma non è esattamente così, perché allora qui siamo spiegalo te. Siamo nel territorio urbanizzato, quello che dicevi te, la deroga alla resede è nel territorio rurale, perché la resede è proprio del territorio rurale. Nel territorio urbanizzato abbiamo il lotto urbanistico di riferimento, quindi qui la specifica della sostituzione edilizia, cioè qui all'articolo 22, è necessario, perché altrimenti col fatto che c'è questa interpretazione più restrittiva della ristrutturazione edilizia ricostruttiva, no? Legata al fatto che non può essere modificata la sagoma e qualora tu ricada negli immobili di cui al codice eccetera, la ristrutturazione edilizia se non può essere, cioè, non deve essere limitata la sagoma, abbiamo introdotto la sostituzione edilizia a scanso ed equivoci, cioè siccome sono zone B, nelle zone B, qualora ci fossero anche limitazioni ai sensi dell'articolo 10 o 136 del codice, in termini di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, ammettendogli anche la sostituzione edilizia, gli consentiamo di muoversi nel lotto urbanistico di riferimento con più agilità.
cosa che senza sostituzione edilizia questo non può avvenire. Serve sostanzialmente l'aver ammesso qui la sostituzione edilizia con l'incremento volumetrico, di fare in modo che anche in caso di vincolo paesaggistico questo possa avvenire senza che tu sia rigorosamente fermo sulla sagoma, capito? Sì, allora, per essere chiari, l'errore è mio. Questi sono tessuti urbani che hanno un margine compatto, classificati B1, dove, però Fabrizio mi ha fatto vedere, prima, per farglielo vedere bene anche ai commissari, dove vedete, vai giù Fabrizio, giù, vedete che la sostituzione edilizia non è prevista. La sostituzione edilizia, lo ricordo a tutti, è demolizione, ricostruzione e ampliamento volumetrico. Perché non è prevista? Domanda, dice, perché non è prevista la sostituzione edilizia? Perché questi sono tessuti recenti, dove però il margine è compatto, dove cioè abbiamo un disegno urbanistico dove magari in modo ordinato lungo la stessa linea, lungo lo stesso ambito, ci sono vari edifici, diciamo, messi, costruiti in modo ordinato. Che succede con la sostituzione edilizia? Siccome la sostituzione edilizia ti consente di demolire, spostare, ampliare, cambiare la sagoma, l'idea che si è fatto l'ufficio è che è una delle differenze fra il B1 e il B2, per esempio il B3, l'ufficio si è fatto l'idea che consentire la sostituzione edilizia in questi casi pregiudicherebbe questo ordine urbanistico che appunto caratterizza il tessuto urbano B1. C'è un margine compatto, c'è un ordine urbanistico di un certo tipo, se si fa la sostituzione edilizia si rischia di peggiorare, diciamo, il quadro dell'assetto urbanistico esistente. Allora, però, per temperare questo limite, cioè il fatto che la sostituzione edilizia non è ammessa, è stata, diciamo, data la possibilità invece di ammetterla quando si superano determinate situazioni. L'unica cosa, Fabrizio, a leggere la norma mi sembrerebbe che ci andrebbero messe, ma questo ce l'appuntiamo, nel senso che vale per l'assessore quello che vale per i commissari, cioè ci si appunta e poi se ne parla anche col segretario comunale. Mi sembrerebbe il caso di riportare qui quelle stesse condizioni che abbiamo letto all'articolo 5,3. Cioè non vedo perché, se c'è un miglioramento paesaggistico, ci sono altri elementi di interesse pubblico, no? Non dovremmo ammettere la sostituzione edilizia. Cioè qui abbiamo messo soltanto le prescrizioni di pericolosità e fattibilità idraulica o geomorfologica, ma ci possono anche essere casi, no, in cui invece è meglio l'inserimento paesaggistico, insomma i casi che abbiamo già messo nell'articolo 5,3, che ci consentivano di andare oltre la resede. Quindi se siete d'accordo questo ce lo appuntiamo e poi lo verifichiamo in un secondo momento. Non so se intanto siamo riusciti a spiegarci, lo dico a tutti i commissari. Quindi questo è un ambito in cui la sostituzione edilizia non è ammessa perché si tratta di difendere la compattezza degli isolati. Si tratta di capire a che condizioni la ammettiamo la sostituzione edilizia. Qui c'è scritto quando serve a migliorare, diciamo, l'edificio in termini di pericolosità idraulico-geomorfologica, secondo me ci andrebbero messe le casistiche che abbiamo già previsto per andare oltre la resede, cioè anche miglioramenti di altro profilo. Antonello, allora segna articolo 22,2, verificare estensione della sostituzione edilizia anche ai criteri dell'articolo 5,3. Ma chi lo stabilisce poi se ci sono tutti questi miglioramenti, anche paesaggistici? L'altra volta nel 5,3 abbiamo detto il Consiglio Comunale. Qui vediamo, perché vedete, sulla pericolosità e fattibilità idraulica o geomorfologica c'è un automatismo qui. Quindi è una norma che va ragionata. Io sto ragionando a voce alta, come si suol dire, Riccardo. Ragioniamoci. Può anche darsi che la norma vada bene così, può anche darsi che vada bene così e che non vada modificata. Mi pongo il problema di capire se possiamo concedere la sostituzione edilizia anche in altri casi o no. Ecco,
perché qui comunque siamo su un tessuto recente. Quindi diciamo il valore da proteggere è un valore diverso, che non è la qualità del singolo edificio, ma è diciamo l'assetto urbanistico delle aree. Queste sono le parti recenti della città dove però c'è un disegno, magari sugli assi verticali e orizzontali, capito? Cioè dove non c'è una situazione confusa dell'edificato, ma c'è un ordine magari che segue degli assi verticali e orizzontali di edificazione e che quindi va protetto, insomma. Poi andiamo avanti. Qui c'è la solita cosa delle descenti naturali commerciali dove si apre a direzione di servizio. Sì, scusa, puoi tornare indietro Fabrizio un attimo? Qui ci avevano osservato, l'abbiamo appena letto, che non avevamo messo la destinazione agricola. Qui secondo me c'è un errore nostro, No, perché. riguardava i nuclei B rurali, non questi, riguardava i nuclei rurali, infatti ai nuclei rurali l'abbiamo messo. Ti domando, siamo sicuri che nelle zone B1 non ci siano destinazioni agricole? No, ma il problema è questo qui, che non ci siano non è un problema, perché dice, la norma è fatta salve le destinazioni esistenti, come vedi. Il problema è di introdurre delle nuove. In zona B una nuova funzione agricola direi che è assolutamente inappropriato, direi. Non siamo in un nucleo rurale, siamo in un territorio urbanizzato. L'introduzione di una destinazione agricola, non voglio esagerare, ma a determinate condizioni comporta poi problemi di altra natura, no? Una porcidaia è una No, destinazione agricola. l'importante è che rispetto ad una destinazione d'uso esistente non ci siano vuoti normativi, no? No, Però no, non dovrebbero esserci, però non dovrebbero esserci, sì, mi dico. mentre abbiamo, se io vado ai nuclei rurali, infatti, se vi porto su nuclei rurali, abbiamo aggiunto la destinazione agricola, vedete? Sì. Va Ok. bene. Quindi il senso è chiaro, no? Nuove funzioni agricole nel territorio di uno che proprio sono insomma i centri recenti, Al Lido, per dire, non capito? si Ed è che il vogliono. B1 peraltro è il Lido, ecco, diciamo, B1 è il Lido. Sì. Attenzione che poi una nuova destinazione agricola non va confusa con gli anni, con gli interventi pertinenziali, cioè che è un'altra cosa. Cioè, è chiaro che poi anche nell'abitazione ci possono essere, soprattutto in alcuni casi, no? Il ricovero per gli animali, ma quello è un altro aspetto, diciamo, Volevo le dire, pertinenze dell'abitazione. c'è possibile una parola sulla sostituzione? Sì, Roberto. Perché ne abbiamo già discusso tanto. Al Lido praticamente si crea il problema che ci sono dei giardini da salvaguardare, non è tanto l'edificio. Se facciamo fare la sostituzione, il disegno del lotto cambia completamente. Cioè, pini che vengono tagliati, abbiamo già di questi casi, già sul vecchio RU. Cioè, permette il fabbricato in un'altra maniera, magari si fa fuori giardino. E quindi, quando, come dicevi te, Simone, se volete introdurre quella norma lì, pensiamoci bene, chi è che, come diceva Era, che magari valuta il nuovo inserimento. Sì. Io ho posto solo un problema a voce aperta, a voce alta, però ecco, poi ci ragioniamo bene. Ripeto, siamo nella parte delle B1, non nella città giardino e balneare. Però il problema insomma, della qualità del tessuto urbano ad una scala, diciamo, diversa c'è e quindi. Sì, ma è appunto perché è quella parte là che c'è tanto giardino e tante piante, più che nella città giardino. Sì, ora nella città giardino dovrebbero essere le zone dove il rapporto fra l'edificato e la parte verde è quello più pregiato, ma insomma, ci sono anche fuori dalla città giardino, è vero. Allora, andiamo avanti nella verifica del testo. Ecco, il comma 5 lo leggiamo perché c'è un'aggiunta, ma va letto tutto. Torna indietro Fabrizio.
Allora, fermo restando quanto ulteriormente disposto al successivo comma 6, questi commi conviene leggerli. Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è sempre ammesso. Limitatamente alle aree perimetrate come centri commerciali naturali, non è invece ammesso il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione commerciale al dettaglio. Anche qui vedete, abbiamo tolto il limite del direzionale di servizio, insomma, se io ho un'unità immobiliare direzionale di servizio posso fare il cambio d'uso. Il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti a destinazione, vai avanti Fabrizio, industriale, artigianale e o commerciale all'ingrosso nella destinazione d'uso residenziale è ammesso in assenza e o qualora non siano realizzate le addizioni volumetriche aventi per oggetto la sopraelevazione dell'edificio ad un solo piano di cui al precedente comma 2. Quindi, questa è una modifica importante perché noi stiamo dicendo, correggetemi se sbaglio, mi riferisco a Fabrizio e a Manola, noi stiamo dicendo puoi fare il cambio d'uso in residenziale anche sommandoci l'ampliamento di 40 metri quadrati. In accoglimento di alcune osservazioni che abbiamo visto prima, mentre non puoi fare la sopraelevazione dell'edificio e il cambio d'uso. Quindi, nelle aree B sono ammessi due tipi di interventi di ampliamento: le addizioni volumetriche 40 metri quadrati e la sopraelevazione in alternativa, o sopraelevo o amplio in orizzontale. Noi stiamo dicendo se sopraelevi un edificio industriale artigianale, se sopraelevi non può insomma, diventare abitativo. Se fai invece solo l'addizione volumetrica di 40 metri quadrati, sì, puoi sia fare l'addizione che fare il cambio d'uso. Perché questa scelta? Perché c'è un problema di governo. Diciamo dei fenomeni di trasformazione, nel senso che volumi molto grandi, se fanno la sopraelevazione, insomma, aumentano moltissimo di cubature e di volumetria. Se poi ci sommi il cambio d'uso, possono nascere, diciamo, no, un certo numero di unità immobiliari che poi sfuggono al dimensionamento del piano. Non so se mi seguite. La sopraelevazione di edifici molto grandi cumulata al cambio d'uso, parlo di edifici industriali artigianali oppure commerciali all'ingrosso, che quindi sono spesso insomma significativi, anche se una serie sono stati classificati fuori dal tessuto B, ma insomma anche qui ci possono essere volumi importanti. Se si somma la sopraelevazione col cambio d'uso, può nascerne un problema di carico urbanistico. Diciamo che non viene più governato. Invece i 40 metri quadrati sono comunque un intervento molto più programmabile, no? Immaginabile dal punto di vista quantitativo, perché è definito quantitativamente, e quindi ci siamo sentiti di aprire a questa possibilità, cioè sommare i 40 metri quadrati al cambio d'uso. Mentre la sopraelevazione non è controllabile, no? Perché a seconda di quanto è grande l'edificio, non sai quanto volume in più può fare, insomma, no? Perché, non, perché gli edifici possono essere più o meno grandi a seconda delle situazioni. Non so se mi sono spiegato. Questa naturalmente è una scelta, quindi come tale è discutibile. Poi il comma 6 dice, indipendentemente dalla classificazione storico-tipologica degli insediamenti definite e disciplinate ai precedenti commi, per gli edifici o complessi di edifici esistenti a destinazione turistico-ricettiva, il mutamento di destinazione d'uso in altre categorie funzionali è ammesso secondo le disposizioni e alle condizioni appositamente definite dal PO all'appendice B delle presenti norme. È il fatto che qui ci possono essere alberghi e, quelle so e la regola riferita agli alberghi è nell'allegato B alle presenti norme. Queste sono le novità dell'articolo 22. Vado avanti. Osservazioni? Si può procedere allora. Articolo 23.
A cosa ci riferiamo? Vediamo. Allora, l'articolo 23, siamo sempre nel territorio urbanizzato, sempre nelle aree B, sono le aree dei tessuti dalla geometria variabile a margine non compatto, cioè sono situazioni meno lineari dal punto di vista del disegno urbanistico rispetto a quelle che abbiamo visto fino ad ora. Fabrizio, non so se vuoi fare te qualche esempio di tessuto B2 per far capire ai commissari di che cosa si parla, perché per esempio il tessuto B1 è prevalentemente lido di Camaiore, B2 sono zone che sono a Capezzano, alcune zone che sono su Camaiore, centro, quindi situazioni... Sono a Capezzano e a Camaiore nelle arterie principali e quindi non nei tessuti secondari, ecco, quindi sono sulla via Italica, sulla via Sarzanese, sulla via Provinciale, sono le parti più densamente abitate intorno alle principali frazioni, perché poi invece le B3, che è l'ultima categoria, sono quelle più sparse, Cafaggiolo, Giardo, Podere del Gallino, Fondi, cioè quindi le realtà più rarefatte, quindi dove c'è, diciamo, sono immagini meno compatti, tant'è che questi sono non compatti a geometria variabile, ma non sono ancora quelli sfrangiati, che sono quelli ultimi. Quindi mente locale direi Capezzano, via Italica, via del Paduletto, via Provinciale, le aree edificate intorno al centro storico di Camaiore, ecco, sono queste le aree B2. E il secco, e ovviamente il secco, oltre l'Aurelia. Allora, abbiamo la solita osservazione numero 70 che parla però delle altezze. Poi abbiamo l'osservazione numero 72, anche questa l'abbiamo vista più volte nel corso della giornata, che pone un problema generale che riguarda la possibilità di cambio d'uso nelle zone B, che poneva il problema della destinazione d'uso agricola, quello che abbiamo precisato prima, cioè che la destinazione d'uso agricola per quelle, diciamo, esistenti non ci sono problemi e il cambio d'uso ovviamente è permesso alle varie condizioni che la norma prevede nelle aree B. Poi 73, anche qui il tema è quello che abbiamo visto prima nelle aree B1, cioè la possibilità o meno di cumulare il cambio d'uso con le addizioni volumetriche, e abbiamo visto la soluzione che è stata data. Cioè, ok, apriamo alla possibilità di cumulare il cambio d'uso con l'ampliamento di 40 metri quadrati. Ora io dico 40 metri quadrati, ma la terminologia è impropria, sono i 40 metri quadrati di superficie utile che abbiamo tradotto nella norma. 45 in superficie edificabile. Superficie edificabile sono 45, sono i vecchi 40 metri quadrati di superficie utile. Poi, 73, anche questa l'abbiamo già visto prima, e l'ho appena detta, scusate. L'85, anche questa l'abbiamo vista prima, riguarda una situazione a cui è stata data una risposta nella cartografia. Poi, ...169... questa invece ancora non l'abbiamo vista. Chiedono una modifica del comma 4. Facendo presente che diciamo, loro hanno un lotto che ricade in zona B2, chiedono più che una modifica, chiedono un chiarimento del significato del comma 4. E loro dicono: noi non capiamo bene che cosa vogliono dire né il comma 4 né il comma 6. La cosa, Simone, diciamolo anche per i commissari, ci sono
diverse osservazioni che invece di essere osservazioni chiedono di interpretare correttamente la norma. Quindi noi dopo l'abbiamo dovute tradurre un po' come prima in un modo con cui gli rispondiamo dicendo guarda, la norma va interpretata così, quindi se te ti attendevi questo sei accolto, parzialmente accolto, eccetera, perché è chiaro che un'osservazione che ti fa una domanda invece di chiederti qualcosa è un'osservazione un po' criptica sul piano della risposta che poi può dare sia al Consiglio Comunale sia a noi tecnicamente, perché se mi chiede non capisco il significato dell'articolo 4 è un bel problema, perché non è che gli posso rispondere arrangiati, no? Quindi noi dobbiamo rispondergli dicendo guarda, il comma 4 serve questo, quindi se ti aspetti questo, l'osservazione è parzialmente accolta oppure non è accolta perché ti aspettavi una cosa che nel comma 4 non è rinvenibile. Quindi bisogna un po' entrare nell'interpretazione del cittadino che invece di fare una richiesta di modifica chiede se ha capito bene quello che sta leggendo. Questo va detto perché ce n'è tantissime di osservazioni di questo tipo. Simone, sì? Prima che mi dimentichi, ora stavo facendo sotto con AutoCAD i 45 metri quadri, poi si trasformò in realtà in 38,5 metri quadri, adottando che una parete c'è già e facciamo tre pareti di 30 centimetri. Tutti gli ampliamenti mediamente sono un metro quadro almeno sotto quello che era già previsto essere concesso nei passati strumenti. Se possiamo fare una verifica di queste superfici. Sì, mi pare che tu l'avessi già detto e va appuntato, nel senso che è una di quelle cose che vanno viste, nel senso che la volontà politica è quella di riallineare con la superficie edificabile la norma a quello che era già previsto. Tra l'altro ci ha fatto anche io presente che diversamente si creerebbero problemi nelle sanatorie di doppia conformità, cioè al di là del metro quadrato in più o in meno, che spesso non sposta, no, le esigenze del singolo cittadino, non è che se c'è un metro quadrato in più o in meno mi cambia la vita. Il problema è poi anche tecnico, nel senso che se non c'è un allineamento preciso fra le due norme, dopo si rischia che ci sia un problema di doppia conformità. Quindi meglio abbondare che deficere, nel senso se si deve fare un errore meglio 41 metri quadrati che 39, ecco, perché dopo se no si creano problemi di doppia conformità. Però questo è un aspetto tecnico che io rimetto, come dire, agli uffici e a chi sa farlo, perché io non sono in grado. Forse la meglio sarebbe che l'ufficio insieme anche a qualche istruttore edilizia privata faccia qualche simulazione come l'ha fatta Alberto e poi si giunge a una conclusione. Se c'è da alzare di ma scusate il problema è questo problema. Il problema che della simulazione che fa Iacomini dipende dalla larghezza dei muri perimetrali, perché se te prendi una stanza di 4 metri per 4 che è la più semplice, una la levi delle pareti, ne rimane 3 per 4, 12. 12 per 30 centimetri, che abbiamo fatto noi quel calcolo, sono 3,60 m. Quindi i 45 metri ci si sta abbondante. Se invece che di 30 usa 40 come muro perimetrale, che può darsi che abbia ragione, io su questo devo essere preciso, è chiaro che vai sotto. Perché è semplice. Scusatemi. Vale quello che ha detto Fabrizio, cioè facciamo dei calcoli. Non li facciamo in difetto, cioè prendiamo in considerazione l'ipotesi, diciamo, in cui gli spessori dei muri sono i maggiori possibili, non so come dirlo, perché se no poi al di là, dico, del metro quadrato in più o in meno che non sposta in un intervento di nuova edificazione nel senso di ampliamento, non è il metro quadrato in più o in meno che ti sposta, che ti cambia la vita, no? Il problema è nelle sanatorie, perché se un cittadino ha fatto 40 metri quadrati di superficie utile, no? E ora mi chiede una sanatoria, sarebbe clamoroso che noi gli si dice di no perché sono 39 e non 40, riparametrando la superficie edificabile a quella utile, no? Questo sto dicendo io, quindi bisogna evitare queste situazioni qui, cioè avere una norma dove ci si sta dentro per essere chiari comodamente, non qualche volta sì, qualche volta no. Però anche se la facciamo di 40,
sono sempre 4 e 8, sono sempre inferiori a 5 metri. Io non so come che il calcolo fa Iacomini, perché io lo faccio con la penna, no? Con l'AutoCAD. Ma, tre pareti di 40, tre pareti di 4 metri sono 12 metri lineari. Robè, hai sbagliato il concetto. Allora, ha detto i 40 metri quadri che lui mi diceva, i 40 metri quadri che mi permettevi di fare l'ampliamento prima, io ti faccio una stanzina semplicissima, 5x8. Faccio un offset di 30 centimetri su tre lati, 30 centimetri, che sono i 30 l'edificata, no? Il resto non me lo conteggi per l'efficientamento, te lo dico in diretta quanto è la superficie di 40 metri quadri utile, mi diventa una superficie edificata di 46 e 48. Ora te fai calcoli con la penna. Vabbè, ma scusate, non è difficile questa cosa, nel senso che lo facciamo, come dice Fabrizio, verificare agli istruttori. Non c'è nulla di male se gli istruttori contattano Alberto, che è un consigliere comunale, e si rapportano col calcolo che fa lui. Voglio dire, se il parametro corretto è 47 invece che 45, metteremo 47. Non è esteticamente bello, ma è produttivo sotto il profilo pratico. Quindi, siccome non siamo degli esteti delle norme, ma vogliamo che le norme funzionino, se invece che essere 45 e 47, è brutto un piano che prevede 47, però se sono 40 metri quadrati di vecchia superficie utile, va bene che sia 47. Insomma, facciamo due conti fatti bene e vediamo qual è il parametro più corretto. Io lo dico per le sanatorie, perché poi sugli interventi nuovi ora un metro quadrato onestamente non è che sposta. Ma correggetemi se sbaglio, sulle sanatorie si può creare un problema, no? Giusto, mi riguardo i tecnici. È così, no? Sì, noi faremo anche le verifiche d'ufficio. Ora stavo provando a farla io adesso, ma... Vabbè, ma non va fatto ora, dai, verifichiamolo e mettiamolo, come dire, se era già fatto, insomma, mettiamolo da parte per riaffrontarlo questo tema, che poi più che affrontato vanno fatti i calcoli fatti bene, via, nel senso che... Però si era già detto questo discorso, appuntiamocelo, perché mi sembra un discorso importante, una cosa importante. Allora, poi abbiamo una serie di osservazioni, ve ne dico in fila, che sono la 174, la 175, la 176, dove viene posto il problema, diciamo così, del cambio d'uso in relazione alla superficie. In un caso l'immobile è più piccolo, in un altro caso è più grande, in un altro caso è più grande ancora. E chiaramente la risposta, che è non accolta la 174, accolta la 175, accolta la 176, dipende dal taglio dell'immobile, nel senso che, come sapete, la prima casa si può fare con una superficie che sia almeno di 40 metri quadrati di superficie, ovviamente utile, come abbiamo detto. Quindi queste osservazioni risentono, diciamo così, di questo aspetto. Quant'è il taglio dell'alloggio? Poi... Voglio dire una cosa, mi sono rimasta a una cosa io. Nell'edilizia, quando si parla di sostituzione edilizia con contestuale cambio di destinazione d'uso residenziale, deve essere garantito un indice di copertura che non potrà essere superiore al 60%. È giusto? Cioè, allora, l'osservazione ci chiede dei chiarimenti, Riccardo, no? Come diceva Fabrizio, noi non possiamo dare dei chiarimenti attraverso, diciamo così, una risposta all'osservazione. L'osservazione deve mirare a modificare qualcosa. La cosa che possiamo fare, dopo la facciamo, dopo Riccardo, finito l'illustrazione, è leggere la norma e spiegarla qui per vedere se è chiara o no. Diciamo che l'ufficio, quando gli sono state poste delle questioni di chiarimento,
si è riletto la norma per capire se c'era un problema effettivamente di scriverla meglio o meno, ok? Non ci chiede il cittadino di modificare qualcosa, ci chiede, dice io non ho capito, e vediamo se è scritta bene, ecco, insomma. Una precisazione, Riccardo, no, scusa Simone se posso, il problema qual è, no? Che con la sostituzione edilizia, demolendo tutto e ricostruendo, te puoi in via teorica, no? A seconda di quello che demolisci, anche coprire l'intero lotto, no? Se c'è tantissima volumetria e invece di andare in altezza la spalmi sul lotto, rischi di coprire completamente il lotto, no? E questo avviene solo con la sostituzione edilizia, perché con gli altri interventi, non demolendo interamente l'edificio, questo non può avvenire. Al limite ne può occupare un pochino di più del lotto, ma non tutto. E allora il 60% in aree densamente abitate ci è sembrato un limite congruo, cioè vuol dire che se ho 100 metri di lotto, non più di 60 li posso coprire, gli altri 40 li devo lasciare a giardino, a piazzali, aree scoperte. Quindi questo limite... a questo scopo è per quello che viene indicato nel caso della sostituzione edilizia, perché è chiaro che se non demolisco nulla e faccio l'ampliamento e l'ho fatto, occuperò un pochino più del lotto, ma non è che rischio di rendere il lotto completamente edificato, no? È solo con la sostituzione edilizia, è per questo che c'è questo comma che entra sull'indice di copertura con la sostituzione edilizia. Ok, grazie. Poi, andando avanti, abbiamo l'osservazione 193 che abbiamo già visto diverse volte, dove ci dicono no, che la definizione di superficie calpestabile non è corretta e quindi sapete come l'abbiamo accolta. La 196 invece qui ci dicono che il terreno è inserito in zona B2. E chiedono, propongono la sostituzione edilizia con ampliamento del manufatto esistente, contestuale generazione di una nuova unità immobiliare, essendo possibile raggiungere i requisiti minimi previsti per le unità immobiliari residenziali, con relativo ricollocamento sul lotto, per garantire il miglioramento quanto a distanze da confini e da altri fabbricati. Poi si dice che sono proprietari anche di un fondo adiacente. Ecco, l'aspetto, diciamo, particolare dell'osservazione è che loro chiedono di poter fare questo intervento di sostituzione edilizia con ampliamento del manufatto esistente e contestuale generazione di una nuova unità immobiliare, chiedono di ampliare il garage, se vedo bene. Esatto. E quindi in questi termini non è stata accolta perché... diciamo, gli ampliamenti riguardano l'edificio principale e non gli edifici pertinenziali. Quindi qui ci chiedevano sostanzialmente la possibilità di applicare un ampliamento ad un edificio pertinenziale, nello specifico un garage, e attraverso un'operazione di sostituzione edilizia generare una nuova unità immobiliare. E la risposta è dell'ufficio, no, gli ampliamenti si fanno sull'edificio principale, questa è l'istruttoria dell'ufficio. Poi 205 è il tema dei centri commerciali naturali e quindi l'abbiamo già visto più volte. 209 209
Allora, chiedono che venga introdotta la possibilità del cambio di destinazione d'uso su metri quadrati 28 e di questo abbiamo già discusso nell'articolo 16. Poi chiedono il bonus di cui all'articolo 17, ma usato come bonus legato diciamo così, a rendere l'edificio rispondente ai requisiti sismici, acustici e di rendimento energetico. Quindi un bonus volumetrico legato proprio a questo obiettivo. Poi, per quello che riguarda l'articolo 23, mi pare che non ci sia altro, tant'è che diciamo la parte che era stata accolta l'abbiamo già vista nell'articolo 16, che riguarda diciamo il taglio minimo degli alloggi, in parte accolta. Poi 224 è il tema dei centri commerciali naturali, che via via ritroviamo nei vari articoli. Poi 228 è l'osservazione del Collegio dei Geometri e sull'articolo 23 ci avevano segnalato l'erroneità del parametro della superficie calpestabile, corretto come ormai sapete, e precisare al comma 6 che il divieto di mutamento di destinazione d'uso in residenziale è limitato al solo piano terra. Ora poi vedremo su questo via via, appunto, è il tema dei centri commerciali naturali, quello del comma 6. Poi, osservazione 230 è quella d'ufficio, quindi poi la vediamo nel testo. Osservazione 273. L'abbiamo già vista anche prima, mi pare, la richiesta di reintrodurre il lotto libero B1, quello che una volta si chiama B1, che non è accolta. Poi 331, no, scusate, sì, 331. Esempio 31, l'abbiamo già vista prima. È il tema dei vani pertinenziali, ne abbiamo già parlato. Posso trasformarli senza consumare l'ampliamento se non sono stati dati in deroga come i garage. Ne abbiamo già discusso prima. 429. Come vedete, sulle stesse osservazioni ci si torna spesso, perché magari riguardano più zone del territorio. Allora, magari io per le prossime volte
cercherò di, insomma, di organizzarmi per diminuire i tempi di attesa vostri via via che le guardiamo. Allora, 429, il tema del solaio e del solpalco, che poi via via ritroviamo nei vari articoli, cioè se si possono creare o no nuovi solai e nuovi solpalchi. Questi sono tutti temi trasversali alle zone. Poi 578, no, scusate, non 578, ma 455. 455. Allora, qui praticamente c'è una lunga premessa sul fatto che questo edificio, diciamo, nel vecchio regolamento urbanistico ricadeva nelle zone B1. Il vecchio regolamento urbanistico non aveva tutte queste distinzioni nell'ambito del territorio residenziale recente urbanizzato, distinzioni che invece oggi sono imposte dal PIT della Regione Toscana. E quindi ci fa presente che questa classificazione B2, diciamo così, limita la possibilità di intervento, perché c'è il tema del fatto che nel calcolo del volume si considera, no? Si considerava nella delibera adottata il parametro della superficie calpestabile, e quindi questo ovviamente implicava il calcolo nell'ampliamento di tutta una serie di superfici accessorie che prima non venivano calcolate. E quindi il cittadino ci chiede di riconsiderare questo calcolo delle superfici e dei volumi, e più in generale di porsi, diciamo, il tema di previsioni edificatorie migliorative. Questa va vista bene però. Sì, ma per quello che riguarda il tema della superficie lo abbiamo affrontato e risolto, nel senso che lo abbiamo cambiato il parametro della superficie calpestabile. Quello sì. Dopodiché, insomma, noi l'abbiamo parzialmente accolta, e quindi poi andiamo a vedere, Riccardo, dopo nel testo che cosa abbiamo accolto, nel senso che questo è un cittadino che ci faceva presente, mi sembra in particolare su come si calcola la superficie, che c'era un problema. Ora, la definizione di superficie l'abbiamo cambiata, e quindi, diciamo, la richiesta principale è soddisfatta, considerando Simone, che mi si parla anche di volumi però interrati, perché sembra anche che quello l'abbiamo risolto. Allora, vi vorrei ricordare le cose che abbiamo già discusso per quello che riguarda i volumi, che però il volume interrato non riguarda l'articolo 23, riguarda, diciamo così, una regola più generale. Vi ricordo quali erano i problemi aperti sugli ampliamenti. Uno era il tema di come si calcola l'ampliamento. Avevamo messo superficie calpestabile, era molto, diciamo,
comprendeva tante superfici, compresi i terrazzi, ci hanno segnalato che non va bene, abbiamo approfondito il parametro giusto e la superficie edificabile. Poi tutto il tema dei vani interrati o seminterrati, noi abbiamo detto che è un tema che dovrà essere affrontato, nel regolamento edilizio, precisando nel piano operativo che, diciamo, il fenomeno, per capirsi, della cantina è fuori dalle facoltà edificatorie previste nel piano operativo, come è sempre stato nel comune di Camaiore. Quindi il tema della cantina è oggetto del regolamento edilizio e non consuma gli ampliamenti previsti dal piano operativo. Per cui, diciamo, le due principali richieste che io vedo nella sintesi dell'osservazione sono state accolte. Poi vediamo nell'articolo 23, perché abbiamo modificato in forza di questa osservazione anche di altre, l'articolo 23, le ulteriori modifiche che sono state fatte. Però ecco, il cittadino ci faceva questa osservazione, no? Che lui aveva meno possibilità edificatorie, vuoi per il parametro della superficie calpestabile introdotto nell'adozione, vuoi per questo problema dei vani interrati. Questi Quindi, problemi li abbiamo risolti, eh? ma quindi i volumi interrati non venivano conteggiati, almeno le cantine non venivano conteggiate, no? Almeno a quello che mi ricordo io, Sì, fino noi a ora, non avevamo no? precisato in sede di adozione, Michela, non avevamo precisato che i volumi interrati stanno al di fuori di queste previsioni, non lo avevamo messo nel piano operativo. E quindi ci hanno giustamente fatto osservare che non mettendocelo, che stanno fuori dalle previsioni, Potrebbe. andavano calcolati, no? E Ah, quindi che. però non è neanche detto che, non abbiamo neanche detto che comunque sia vanno calcolati, nel senso è una cosa da rivedere poi nel regolamento. No, no, abbiamo No, detto. l'abbiamo già discusso, Michela, quando abbiamo discusso l'articolo 10, l'abbiamo introdotto proprio Ah, non rispondendo c'ero, appunto a questo. scusatemi, io mancavo alla Ah, commissione, ok, scusatemi, allora per questo c'è un vuoto, scusatemi. abbiamo previsto che la cantina è in più rispetto all'ampliamento del piano operativo, ok? Quindi no, non fa volume, cioè è in Esatto. più un Ai testo. fini del Ecco, piano operativo non consuma l'ampliamento, va bene? Lo abbiamo precisato. perfetto, perfetto. Il cittadino ci chiedeva questa cosa e ci chiedeva il tema della superficie, qual è la definizione giusta. Quindi questi due temi li abbiamo affrontati. Ok, Poi scusatemi, ma io andiamo mancavo alla commissione, scusatemi. avanti. Osservazione. Dicevo una cosa, si chiude questo articolo e poi si rimanda. Io devo andare via alle 6:10, dopo cioè, alle 6:15 sono appuntamenti. Finiamo Sì, l'articolo. andiamo all'articolo. Sì, osservazione. Scusate un attimo. L'ultima osservazione su questo articolo è la 580. L'osservazione 580 Allora, l'osservazione 580 pone una serie di problemi, sia di natura normativa sia di natura cartografica, ma di carattere puntuale, nel senso che riguardano un agglomerato preciso inserito in una parte precisa del nostro territorio. Un agglomerato, diciamo, che noi avevamo classificato come produttivo e che invece ha già caratteristiche residenziali spiccate, legittimamente, ovviamente. L'abbiamo accolta questa osservazione, ma non attraverso una modifica normativa, ma attraverso una modifica cartografica, per cui è citato l'articolo
che stiamo esaminando, cioè l'articolo 23, ma la risposta alla richiesta del cittadino è di natura cartografica. Quindi è un caso come quelli che abbiamo visto prima, che Antonella, dico Antonella per dare un nome, diciamo un volto a una delle persone che lavora all'ufficio urbanistica, ma in realtà potrei dire anche Stefano, perché sono loro due che fanno questo tipo di lavoro, insomma ce la riproporranno questa osservazione fra le osservazioni cartografiche. Ora possiamo andare a vedere il testo dell'articolo 23, perché altre osservazioni sull'articolo 23 non ce ne sono. Lo vedete, no? Lo vedete? Cioè, lo vediamo da un certo punto, faccelo vedere dal comma 1 che non ci sono modifiche, ok? Comma 2, la prima modifica è la solita modifica d'ufficio. Sì, sono, è sostanzialmente ricalca il B1, sostanzialmente, perché le modifiche sono sostanzialmente le stesse. Forse abbiamo precisato, scusa Fabrizio, torna indietro. L'altezza, forse sì, questa è qui, salvo quella esistente se più alta, e questa semmai la specifica. Quindi l'altezza nei casi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, l'altezza massima degli edifici non potrà essere superiore a 1,10 m, salvo quella esistente se più alta. Poi c'è il solito parametro della superficie che è stato cambiato, poi scorriamola. Idem con patatine. E il resto è uguale a quello che abbiamo visto per il B1. Quindi sono le solite modifiche, tranne questa cosa dell'altezza, sì. Pare fatte per il B1, le abbiamo fatte anche sì. Per il... Non c'è la precisazione della sostituzione edilizia perché già era ammessa. Certo. Ok. Scusa Fabrizio, mi fai vedere il comma 6 un attimo, vorrei vedere una cosa. Qui c'è la precisazione che l'ampliamento lo conti solo di quello di 40 e non quello della sopraelevazione. No, volevo dire questo, siccome il collegio di geometri via via ce l'ha osservato, dice di limitare, no? Di limitare, scusate un attimo solo, dico che non posso. Dicevo che il collegio dei geometri più volte ci ha osservato che era, diciamo, irragionevole non consentire il cambio d'uso dei negozi che fanno parte dei centri commerciali naturali che non siano collocati al piano terra, ok? Ora in realtà la norma è chiara, ecco perché non trovate modifiche, nel senso che qui si dice, vedete, non è invece ammesso il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliare a destinazione commerciale al dettaglio nella destinazione residenziale posta al piano terra degli organismi edilizi, quindi ammesso e non concesso che ci siano delle destinazioni commerciali fuori dal piano terra, quelle ovviamente il cambio d'uso lo possono fare, però nei nostri centri commerciali naturali, diciamo, la destinazione commerciale è sempre al piano terra, insomma, quindi è chiaro che quelli non possono mutare, non possono fare il cambio d'uso, se vogliamo come obiettivo, e l'amministrazione lo vuole, difendere i centri commerciali naturali, insomma. Ora poi, se una porzione, diciamo, se un negozio al dettaglio è in parte al piano terra e in parte diciamo al primo piano, o secondo piano fuori terra,
allora lì magari il tema è se ci possa essere un cambio d'uso parziale di quella destinazione, però tenete conto che nei nostri centri commerciali naturali situazioni di questo tipo non esistono, e se esistono, diciamo, magari dei vani ad uso commerciale ai piani superiori, magari hanno una funzione di magazzino, cioè incidono sulla utilizzabilità dei beni al piano terra. Ecco, per cui, siccome via via la ritrovate questa osservazione, insomma, a noi sembra che la norma vada bene così, per proteggere il centro commerciale, i centri commerciali naturali. Non so, Fabrizio, se vuoi aggiungere qualcosa su questo, perché via via no, il meccanismo è sempre identico. Guarda, su queste tre zone B sono più o meno, la filosofia è uniforme, no? Cambiano solo alcuni minimi parametri, quindi mi sembra che hai già detto tutto. E poi scorriamo la norma, mi pare non ci sia altro. Ok. Bene, allora a questo punto ci diamo appuntamento a mercoledì, stessa ora. Vi ricordo che io non ci sarò mercoledì. Ok. Vabbè. Io mi prendo l'impegno con la commissione di prepararmi prima sulle varie osservazioni che arrivano, nel senso che io le guardo in diretta come voi e mi rendo conto che questo ci fa perdere un po' di tempo. Quindi l'assessore si farà carico, diciamo così, di vedersene prima, in modo che quando le illustro a voi, insomma, sono più veloce nell'esposizione e cerchiamo di procedere più velocemente e forse anche più preciso nell'esposizione. Facevo, diciamo, affidamento sulla sintesi, ma la sintesi di osservazioni complesse richiede tempo, no? Quindi diciamo che cerco io di prepararmi adeguatamente ad un'esposizione più rapida delle osservazioni, non meno approfondita, più rapida, semplicemente più rapida. Bene, okay. Ci sentiamo. Allora il 23. Sì. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao.